E allora buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il canale YouTube Le ali del Bruco. Conoscete l'ospite di questa sera perché certamente l'avrete letto dalla locandina, lui è Marco Marsili, è stato già ospite sul nostro canale e abbiamo infinito piacere di rincontrarlo anche questa sera con noi. Voglio però prima di cominciare la puntata ringraziare, perché poi è sempre così, quando si riesce a portare in trasmissione questi ospiti che a me fanno estremamente piacere, è sempre, lo devo dire, merito di qualcun altro. Quindi voglio ringraziare la compagna di Marco, Francesca, e Gabriele, che si sono veramente prodigati per la realizzazione di questo nostro appuntamento. Allora Marco, buonasera e grazie di essere nuovamente con noi in trasmissione. Intanto come stai? Grazie Francesco, grazie a te per l'invito, sono felicissimo di essere qui e un caro saluto a tutti i telespettatori. E sto bene, nei limiti del possibile andiamo avanti, siamo sempre in sella e con il cavallo in corsa. Benissimo. Allora Marco, come sai noi, e ti ringrazio per aver colto tu e lo staff questa opportunità, come sai noi questa sera siamo in multistreaming, quindi noi andiamo in diretta sia sul tuo canale sia sul canale delle Ali del Bruco. È una bella opportunità, ci dà la possibilità insomma di raggiungere più persone e di poter chiacchierare allargando la platea, e questo fa sempre molto piacere. Cominciamo, naturalmente quando io ho parlato con Francesca per l'organizzazione di questo evento c'era in ballo, la vediamo subito, l'uscita di questo ultimo tuo lavoro editoriale, La voce del sole. Io vorrei partire proprio da qui, soprattutto dal sottotitolo Insegnamenti per la nuova civiltà o Insegnamenti per la nuova era, che è il titolo che abbiamo dato. Marco, la prima domanda, come detto in descrizione, a che cosa si riferiscono questi insegnamenti? Che cosa sono in buona sostanza? Questi insegnamenti, gli insegnamenti riportati in questo libro, per il quale ringrazio e non finirò mai di ringraziare Sandra De Marco, che ha redatto questi insegnamenti, ha scritto le cronache, ha trascritto gli incontri intimi, più o meno intimi, le riunioni che si sono succedute nel corso di molti anni, perché dal 2011 partono queste cronache e sono riunioni nelle quali ha parlato Giorgio Bongiovanni. Per chi non lo conoscesse, Giorgio Bongiovanni è una figura di altissimo profilo dal punto di vista delle rivelazioni spirituali, dal punto di vista del contattismo, è uno stigmatizzato dal 1989, permanente, ed è molto attivo ai massimi livelli anche per quanto riguarda la giustizia sociale, l'aiuto nei confronti delle fasce deboli della popolazione, soprattutto bambini, infanzia di strada e così via. Ecco, questi insegnamenti sono stati raccolti negli anni. Io ho preso gli scritti di Sandra De Marco e li ho sistemati per farne un libro, che in realtà questo è il primo di una lunga serie, penso, perché sono veramente migliaia di pagine. Io cerco un po' di condensare e di sintetizzare, però quando si parla dal cielo alla terra non è bene fare troppi tagli, e quindi penso che verranno fuori, non so, 5-7 libri, non lo so, vediamo, intanto sto lavorando al secondo. Insegnamenti per la nuova civiltà, che cosa significa? Significa che attraverso quest'uomo che si chiama Giorgio Bongiovanni, le sfere cosmiche e spirituali hanno offerto ed offrono tuttora degli insegnamenti per trasformare l'uomo vecchio nell'homo novus, come diceva Giordano Bruno, amico nostro. E sono anche delle delucidazioni molto importanti per quanto riguarda la realtà attuale che noi viviamo, messa in relazione con i grandi eventi dell'antico passato che hanno segnato il passo della storia umana e i probabili futuri, sia a livello profetico, quindi mistico, chiamiamolo così, anche se a me non piace molto usare questi termini, perché i nostri amici e fratelli maggiori, gli scienziati extraterrestri, non parlano in maniera misticheggiante e così fumosa. Per loro la mistica è scienza, è un'attitudine ed una prerogativa dell'essere umano che loro studiano e conoscono e indagano scientificamente, sanno interpretare scientificamente. Quindi l'interpretazione della realtà attuale, la visione, l'osservazione della realtà attuale, sia a livello geopolitico internazionale, sia per quanto riguarda il medio ambiente e così via, dal punto di vista privilegiato di chi ci osserva dall'alto e parla attraverso appunto Giorgio Bongiovanni o chi per lui, ma in questo libro sicuramente attraverso di lui. Quindi è un punto di vista privilegiato, è l'osservazione dall'alto di quello che accade sulla Terra e la relazione che intercorre tra gli eventi che noi viviamo tutti i giorni, le cronache apocalittiche direi che leggiamo nei giornali e ascoltiamo nei TG tutti i giorni, e quello che è avvenuto nell'antico passato e quello che deve avvenire, dicevo prima, sia a livello di profetismo, sia a livello di previsioni scientifiche, anche, diciamo così, basate su dati di fatto oggettivi, che sono sotto gli occhi di tutti, che sono reperibili pubblicamente. Quindi si tratta di vere e proprie rivelazioni spirituali, ma messe in perfetta relazione con quella che è la realtà che noi viviamo tutti i giorni e che tocchiamo con mano. Quindi questo insieme di cose ci permette di acquisire una consapevolezza maggiore riguardo a quella che è la nostra esistenza su questa terra e in questo periodo storico, e quindi accresce la nostra coscienza, ci aiuta ad evolvere e a diventare, come ho detto, più consapevoli, quindi poi a cambiare stile di vita in sostanza, perché questo è il motivo per cui tanto ci impegniamo con questi libri, con queste conferenze, tutto volontariato. Perché? Perché vogliamo contribuire al cambiamento della coscienza umana, che deve assolutamente aderire alla grande rivoluzione che sta accadendo, perché mentre tutto il mondo sembra andare in un'altra direzione se uno sta ad ascoltare soltanto le TV, in realtà c'è una grande massa popolare che sta prendendo coscienza e cerca di organizzarsi per questa grande rivoluzione che è l'unica speranza ormai dell'umanità, la rivoluzione delle idee, la rivoluzione della conoscenza. Sì. Allora, senti, mi devi scusare, ma probabilmente c'è stato qualche inconveniente sulla chiave di streaming che è stata assegnata. Questo lo dica Gabriele. Gabriele, ormai non si può fare più nulla, nel senso che non siamo in multistreaming, stiamo andando solo sul mio canale. C'è stato qualche reindirizzo sbagliato, insomma qualcosa che non ha funzionato. Pazienza, poi ti girerò il video e lo potrai caricare sul tuo canale postumo, non in diretta, ma non fa nulla, andiamo avanti con la nostra trasmissione. Anzi, senti, con l'occasione, visto io questa importante presentazione che hai fatto, io te lo dico così in anticipo, poi se un giorno avrai piacere a presentare il libro con Sandra De Marco sul canale, averla ospite, tutti e due, le porte sono aperte, è ben gradita la presenza di entrambi ad approfondire quello che in questa fase non può essere altro che naturalmente un antipasto. Però perché no, se tornate entrambi e ci parlate di questo, dei contenuti di questo e dei successivi, a noi ci fa sicuramente piacere. Allora Marco, detto questo, io ti ho preparato un po' di contenuti, ho pensato di, come sai, come ti ho già detto, anche durante il preascolto, io guardo sempre i tuoi video quando posso, naturalmente compatibilmente con gli impegni, e ho cercato di presentare, di fare una puntata, lo dico anche a chi, per chi ci segue da casa, che non sia un po' troppo ritondante con le cose che comunque hai avuto sempre modo nel corso del tempo di dire, o nel tuo canale o tramite altre interviste su altri canali. Quindi ti ho preparato una serie di documenti, audio, video e fotografie che in qualche maniera ci preparano a questa nuova era, a questa nuova civiltà, ma intanto ci devono far prendere coscienza di quello che stiamo lasciando. Perché la cosa più significativa è che noi stiamo, insomma, io personalmente, almeno dalla mia postazione, questo lo vedo, stiamo andando a tutta velocità incontro al collasso del sistema, volente o nolente, che voi abbiate a cuore i fratelli delle stelle o meno, questa umanità con questo sistema di sviluppo è destinata ad andare a sbattere. E ti ho preparato una serie di contenuti che adesso andiamo a vedere. Il primo è un documento video, te lo faccio vedere, ma è brevissimo, ce l'andiamo a guardare. Dunque, eccolo qua, vediamo. Sì, lo vado a cercare. Eccolo qui. Attivo anche le mie due telecamerine così noi ci vediamo. Quello che state vedendo in questo momento scorrere su questo grattacielo, faccio una breve descrizione, è sostanzialmente un countdown, è un orologio e viene chiamato il climate clock della Terra. Allora, un gruppo di artisti newyorkesi in relazione con un folto gruppo di scienziati ha preso i dati più significativi degli ultimi anni e gli ultimi decenni e ha calcolato il tempo che rimane a questo pianeta prima di collassare definitivamente. Adesso voi vedrete che nell'ultima parte, negli ultimi secondi dopo, ecco, parte un countdown. Nel momento in cui è stato filmato, è stato realizzato questo filmato, bene, al pianeta Terra, secondo questo gruppo di scienziati, rimanevano 7 anni, 103 giorni, 15 ore, 39 minuti e 59 secondi. Prima dell'implosione, prima del collasso. Adesso è chiaro che fra 7 anni, magari non saranno 7, saranno 8, ma il punto di non ritorno arriverà. A te, Marco, capire se nella tua esperienza di contatto queste informazioni sono confermate, cosa sappiamo, come gli esseri delle stelle in qualche maniera ci stanno avvisando, se lo stanno facendo tramite persone come voi, di questa realtà, di questa marcia contro il muro, diciamo. Ma Francesco, io sono soltanto un portavoce di personaggi ben più importanti di me, che hanno trasmesso e trasmettono da molti decenni i messaggi di questi fratelli dello spazio, di questi scienziati extraterrestri che hanno dato prova di essere tali, quindi veramente di venire da altri mondi e di essere presenti sulla Terra. Hanno dato prove a non finire, quindi parto dal presupposto che chi ci ascolta o già è cosciente di questo oppure deve farsi una ricerca. Non posso rivolgermi in questo momento agli scettici ad oltranza o a chi è ignorante in materia, perché altrimenti perdiamo la puntata così. Quindi diamo per scontato che le persone che ci stanno ascoltando hanno capito che veramente, realmente siamo visitati da popoli che vengono da altri mondi, i quali popoli ci propongono insegnamenti, ci offrono insegnamenti scientifico-spirituali in grado di farci comprendere meglio la realtà della nostra vita e anche ci offrono dei consigli. Non soltanto consigli, si dà il caso che questi personaggi sono gli stessi che nell'antico passato venivano identificati come divinità, come deità, come esseri angelici e così via, che in realtà la parola è pertinente, perché angelo, angelos, significa messaggero, e loro sono realmente messaggeri di una intelligenza che ci sovrasta tutti e ci contiene tutti e che produce la vita in tutti i mondi. La chiamiamo la divina intelligenza, è una intelligenza, è una forza creante. Ecco, loro sono veramente messaggeri e araldi di questa intelligenza e in quanto tali non ci danno soltanto insegnamenti, ci danno anche ammonimenti laddove noi andiamo un po' troppo fuori dalle righe. Ecco, loro hanno già detto e ribadito innumerevoli volte che abbiamo superato il punto ipercaotico. Fino agli anni 80 eravamo ancora in tempo perché eravamo in una fase ipercritica, che non è ipercaotica, è ipercritica, dalla quale si può tornare indietro qualora l'umanità tutta avesse intrapreso un'altra direzione. Invece abbiamo sorpassato il punto ipercaotico. Diciamo da Chernobyl in poi, sempre di più, abbiamo infine superato la fase, siamo entrati nella fase ipercaotica. Dalla fase ipercaotica, dicono gli scienziati extraterrestri, non si torna indietro. Che cosa significa? Significa che nella fase, appena si entra nella fase ipercaotica, loro questo lo hanno studiato nell'evoluzione di molti mondi che conoscono da miliardi di anni l'universo, viaggiano e vedono, osservano, cercano di aiutare, cercano di intervenire laddove è possibile, laddove c'è anche una risposta positiva da parte delle umanità che come la nostra si trovano in difficoltà. Quindi loro hanno visto che cosa? Che nel momento in cui si entra nella fase ipercaotica non c'è possibilità di tornare indietro, cioè si innescano dei mutamenti a catena che sono mutamenti catastrofici, cataclismatici, mutamenti traumatici, cioè il pianeta entra in una fase convulsiva perché cerca di liberarsi, di superare questa fase ipercaotica. Diciamo che il pianeta entra in uno stato febbrile e quindi noi sappiamo che la febbre di per sé, l'alzarsi della temperatura, l'innalzarsi della temperatura è già di per sé un sintomo di guarigione, cioè il corpo sta guarendo, l'organismo sta guarendo, però mentre guarisce tu lo soffri questa crisi e il pianeta è entrato in questa fase e la supererà. Senz'altro la supererà anche grazie all'intervento e direi soprattutto grazie all'intervento medici cosmici, ma ce lo dobbiamo vivere. L'umanità ha scelto questa direzione e non possiamo dire che no, ma noi che cosa c'entriamo? Noi non c'eravamo quando sono state fatte determinate scelte. Questo non è vero, è una grande ignoranza spirituale, scientifico-spirituale, perché siamo sempre noi che ci incarniamo e ci reincarniamo su questo pianeta e abbiamo sia come popolazione civile, sia a livello governativo, quindi abbiamo la capacità decisionale di scegliere da che parte andare. Oggi il popolo di nuovo subisce passivamente, più o meno passivamente, le solite angherie da parte dei politicanti, da parte di chi ci governa. Che cosa sta facendo il popolo oggi? Esattamente quello che faceva ieri, niente o quasi niente, per svincolarsi dalle logiche di potere, dalle logiche materialiste del profitto, costi quel che costi, da queste logiche che hanno portato il mondo a quello che è. Noi vediamo la stessa pandemia, ma la stragrande maggioranza delle persone, sia che possiamo sentire nelle interviste televisive, sia persone con cui io ho la possibilità di parlare personalmente, perché grazie al lavoro che facciamo abbiamo la possibilità di confrontarci con migliaia di persone in tutto il mondo. Quindi che cosa avvertiamo, che cosa percepiamo? Percepiamo questo, il polso della situazione è questo, cari ascoltatori e caro Francesco, il polso della situazione è che la gente vuole tornare alla vita di prima, la gente vuole tornare a far festa, la gente se ne frega, la stragrande maggioranza della popolazione mondiale se ne frega di capire come mai siamo in questa situazione, se ne frega di porre rimedio alla situazione in maniera sensata, vuole soltanto tornare a fare aperitivi, vacanze, discoteca e chi più ne ha più ne mette, la vita normale, quella vita tra virgolette normale che ci ha condotto a questo punto, che ci ha portato nella fase ipercaotica, come abbiamo detto, dalla quale non si torna indietro. Quindi innanzitutto scordiamoci che si tornerà alla vita di prima, lo dico con amarezza ovviamente, ma questa è la situazione che noi viviamo, quindi dobbiamo svegliarci. Ecco, ripeto, anche la funzione del nostro lavoro, anche del tuo lavoro Francesco, di questi collegamenti, di queste dirette, di queste pubblicazioni, anche di libri che facciamo, che scriviamo, servono per creare un po' di coscienza e contribuire a questo, chiamiamolo risveglio, anche se è un termine abusato, comunque sì, perché si dorme in generale. Quindi questo è il momento che stiamo vivendo e di nuovo, tra virgolette, guarda caso, coincide tutto ciò, quindi quello che avviene nel medio ambiente, quello che avviene a livello geopolitico internazionale, quello che avviene come cronaca quotidiana, coincide ineluttabilmente con un'evidenza sconcertante con le antiche profezie, che sono nient'altro che previsioni che questi scienziati cosmici sanno fare e hanno comunicato ai contattisti del passato, che noi chiamiamo profeti, ma erano già contattisti. No, Marco, aspetta, ti ho preparato una cosa su questa roba qui, la affrontiamo più avanti, perché comunque già, naturalmente noi con Marco non ci siamo dati un tema, ma lui non sa le domande che gli andrò a porre, per cui rischiamo di anticipare qualcosa di cui ne parliamo dopo, perché ho preparato delle immagini, voglio farvi vedere qualcosa, perché sono convinto che tutti i discorsi, tutti gli sforzi che noi facciamo arrivano a un certo punto, poi le immagini sono molto più esaustive. Quando prendiamo, cioè quando ci sbattiamo la faccia, cominciamo davvero a capire come stanno le cose. Per questo ti ho preparato un documento che poi ti faccio vedere più avanti. State con noi che sarà molto molto interessante. Allora, hai toccato due o tre punti che subito mi hanno come dire, allertato. È vero, noi fino agli anni 80 eravamo in quella fase di non ritorno, ve lo dice una persona che comunque da ragazzetto ha partecipato a tutte le attività di natura ambientalista, avevo girato tutte le associazioni possibili e immaginabili, una di queste si chiamava, lo dico per i più anziani, si chiamava Cronos 1991 ed era anche quella là un'associazione che era nata nel 68, l'anno di nascita della mia nascita, e poi era stasera sviluppata intorno al 72-73 diventando Cronos 1991, perché in quel periodo, devi sapere, c'è stato uno dei primi incontri a Montreal di tutti gli scienziati che si sono raggruppati sulla tematica ambientale e avevano previsto l'anno del 1991 come il punto di non ritorno, cioè oltre a quella data o si invertivano il sistema di produzione oppure il mondo avrebbe cominciato lentamente a collassare verso una via del non ritorno. Allora non si conoscevano alla stessa maniera, non si avevano le informazioni che si hanno oggi, lo dico per te Marco e anche per chi ci ascolta, perché c'era in effetti, c'è una capacità del nostro organismo vivente Gaia di autoripulirsi, questa cosa non si conosceva allora. Però questo processo non è eterno, non dura per sempre, non è infinito. La Terra oggi non ce la fa più, tant'è vero, guarda che cosa ho segnalato, ho estratto per te, ti faccio vedere questa immagine, benissimo. Da poco tempo si è scoperto che la Terra ormai è diventata più artificiale che naturale, nel senso che il peso complessivo dei manufatti dell'uomo ha superato il peso complessivo di tutti gli organismi viventi, comprese plastiche e materiali industriali. Per raggiungere questo risultato, caro Marco, che non è cosa facile, bisogna lavorare su due fronti, non su uno, cioè il primo è quello di produrre consumismo di massa, ma l'altro è quello di sottrarre organismi viventi, cioè noi abbiamo una predazione eccessiva rispetto alle risorse che la Terra può generare. Questo ha portato a questo squilibrio e l'ha portato al punto tale, ti faccio vedere questa fotografia e qua ti volevo chiedere appunto parere, che recentemente abbiamo scoperto le microplastiche all'interno della placenta umana. Cioè per la prima volta si è visto che il nostro organismo sta inglobando microplastiche. Questo lo ritengo essere un atto contro l'uomo e contro la creatura di Dio. Cioè in qualche maniera noi stiamo violando, stiamo scarnificando, non so come dire, stiamo letteralmente distruggendo forse quello che è il massimo esempio della forza universale, cioè l'uomo, lo stiamo distruggendo. Da questo punto di vista ti chiedo, cosa i fratelli del cosmo ci stanno chiedendo, dove stiamo andando a sbattere, Marco? È drammatica questa cosa, eh? Esatto, questo fa parte delle loro previsioni per quanto riguarda l'autodistruzione dell'uomo. D'altra parte, quando si dice che l'uomo contro la natura, no? Ma in realtà l'uomo è la natura, l'uomo è parte integrante della natura, è esso stesso natura. Quindi non è l'uomo che va contro natura, è come dire la natura che va contro se stessa, perché l'uomo è natura. Quindi questa, come l'hai chiamata prima tu, implosione, sta avvenendo e sta avvenendo soprattutto a causa, quasi esclusivamente a causa dell'attività umana. Perché? Perché l'essere umano, a differenza dei minerali, dei vegetali e degli animali, ha la facoltà del libero arbitrio, cioè noi possiamo ragionare e decidere se fare o non fare qualcosa al di là dei nostri istinti animaleschi. Gli animali seguono gli istinti, le piante seguono dei cicli evolutivi, diciamo così, prestabiliti, e così i minerali. Ma l'essere umano può scegliere. Questo benedetto libero arbitrio di cui siamo tanto orgogliosi è un passaggio obbligato prima di accedere alle dimensioni superiori e diventare anche noi creature universali e poi creature cosmiche, e innanzitutto diventare veri esseri umani Ecco, per diventare veri esseri umani, noi questo libero arbitrio dobbiamo fare in modo di sintonizzarlo con le leggi dell'esistenza, quindi riconoscere quali sono le leggi dell'esistenza e sintonizzare la nostra condotta di vita in base a queste leggi. Noi non lo stiamo facendo, questo è da mettere in relazione anche con l'inquinamento radioattivo soprattutto, ma anche alimentare e tutti i tipi di inquinamento che hanno portato l'uomo a quello che gli extraterrestri scienziati chiamano Arbar, con la H davanti, Arbar, che sarebbe, loro dicono, la peste del cerebro, la peste dei neuroni del cervello, che è, diciamo così, come un virus. Mi stai anticipando le domande, te lo dico già, mi stai anticipando le domande. Va bene, dai, parliamone. Il grande Eugenio, no, questa è una frase del grande Eugenio Siragusa, per cui adesso che l'hai tirata fuori parliamone perché è interessantissimo. Sì, questo Arbar è, diciamo così, avvolge la pineale e impedisce la comunicazione tra quella che è la nostra natura umana fisica e la nostra reale natura spirituale, adesso così abbreviando e sintetizzando. Quindi questo porta l'uomo alla pazzia. L'Arbar porta l'essere umano all'istinto omicida e suicida. Questo è quello che sta avvenendo, sia a livello di raptus casalinghi e di quotidianità che vediamo nella cronaca quotidiana, appunto, sia a livello strategico, cioè l'Arbar che ha invaso le menti dei grandi potenti della Terra che quindi monopolizzano l'andamento dell'umanità, della società umana, la cultura, tutto quello che riguarda lo scibile umano, e quindi organizzano, perché sono affetti da questo morbo, organizzano la involuzione programmata dell'umanità, la autodistruzione. L'Arbar si può controllare, tutti noi siamo potenzialmente affetti da questo morbo, anzi siamo tutti affetti da questo morbo e siamo potenzialmente, diciamo che potenzialmente lo possiamo esprimere, ecco. Come facciamo a tenerlo sotto controllo? Con gli atti concreti di altruismo. Vivere una vita positiva, altruistica, rivolta al bene del prossimo e di se stessi, ma in maniera concreta, cioè proprio organizzare la propria esistenza in funzione del bene collettivo. Questo è un modo per tenere sotto controllo questa peste dei neuroni del cervello, perché questo è uno dei grandi ammonimenti che abbiamo ricevuto da parte degli scienziati extraterrestri, questo che riguarda l'Arbar, già negli anni 70, se non erro, addirittura forse a fine anni 60. Quindi abbiamo avuto del tempo, perché voi dovete sapere che questi messaggi extraterrestri, che molti possono dire sì vabbè, ma che ne sanno i grandi potenti della Terra di questi messaggi extraterrestri? Voi pensate forse che le potenze celesti non sono in grado di fare arrivare i loro messaggi a tutti i potenti della Terra? Sì, sono in grado di farlo e lo hanno fatto fin da subito, fin dagli anni 40, che fanno arrivare i loro messaggi a tutti i potenti della Terra dal punto di vista politico, economico, militare, scientifico. Ecco, tutti i grandi luminari hanno avuto la possibilità di accedere a questi messaggi, poi che li abbiano ignorati, che li abbiano presi in considerazione ma poi snobbati, che ci abbiano creduto o meno, questo è affar loro, ma loro sanno, e purtroppo anche affar nostro di conseguenza, ma questi potenti hanno sempre saputo e sanno che i contattisti che ricevono questi messaggi sono personaggi autenticamente contattati da questi extraterrestri, perché ovviamente hanno indagato, hanno mandato i loro servizi segreti, hanno mandato tutto quello che dovevano mandare per verificare l'autenticità dell'esperienza di questi messaggeri del cielo, messaggeri delle potenze celesti. Hanno quindi verificato la loro autenticità e quindi sicuramente leggono questi messaggi, indubbiamente, indubitabilmente. Io ho avuto la possibilità di sapere questo anche da fonti, diciamo così, interne, e non aggiungo altro. Quindi gli arrivano questi messaggi. Quindi abbiamo avuto tempo a livello collettivo, a livello di decisioni governative e così via, abbiamo avuto tempo di trasformare positivamente questa situazione, di porre rimedio a questa situazione, perché l'ammonimento, gli ammonimenti per quanto riguarda l'Arbar sono arrivati da decenni. Ecco, oggi ormai siamo affetti da questo, quindi noi ci preoccupiamo giustamente delle pandemie, ma la pandemia più grande diffusa sulla Terra è la follia spirituale. La follia spirituale. Guarda, io avevo letto e riletto questo messaggio, me l'ero anche scritto qui e ti avevo preparato un video. Vi dico che questa sera vedrete anche delle immagini forti. No, come vi dico sempre, noi non facciamo format facile. Avevo preparato un video e te lo faccio vedere. Il messaggio sull'Arbar di Eugenio Siragusa, Nicolosi, 8 marzo, l'avevo appuntata la data, 1984, ma questo era probabilmente quello che era uscito poi fuori al pubblico, ma naturalmente già si sapeva da diversi anni prima. Ti faccio vedere un'immagine che ho preparato, proprio perché poi alla fine, cioè, questa cosa la dobbiamo capire. Hai toccato un altro punto che ne parleremo successivamente dopo. Ti faccio vedere queste immagini perché noi incontro a questa roba stiamo andando. Il nostro modello di civiltà, il nostro modello di sviluppo non può prescindere da questo tipo di confronti. Noi dobbiamo fare i conti con quello che vi faccio vedere tra poco, che può piacere o non può piacere, però questa è la realtà. Guardate che cosa avviene. Scusatemi, lo faccio vedere qua, se no abbiamo... Eccolo qua. Queste sono scene girate in Brasile rispetto ad una realtà che è quella, l'uso di droghe e sostanze sintetiche. Guardate questa povera anima in che condizioni è ridotta. Stiamo andando incontro a quelli che sono veri e propri zombie umani, senza nessuna più capacità di controllo di sé, di quello che sta succedendo. Queste persone arrivano letteralmente a strapparsi la pelle di dosso. Se non è follia questa, con che genere di umanità ci stiamo confrontando? Con chi si devono relazionare i fratelli del cosmo, se poi alla fine noi non siamo neanche in grado di controllare noi stessi? Sì. Questi sono i risultati anche dell'utilizzo di sostanze stupefacenti che aprono le porte anche ad entità negative che, ecco, prendono possesso poi dell'individuo e, ecco, gli fanno... E io proprio qua, Marco, volevo arrivare, perché ti volevo far vedere. Ecco, noi dobbiamo anche tenere in considerazione questo fatto, che come ci sono le forze che in qualche maniera ci affiancano, ci sono anche quelle che ci ostacolano. E ti volevo far commentare, vedere quel filmato, e ti volevo far commentare questa diapositiva e queste immagini. Ma sempre per avere il rapporto, un'idea tua rispetto a questa relazione che noi abbiamo con i fratelli. Guardate queste immagini. Questo è un famoso rapper che si chiama Lil Nas X o qualcosa del genere, io non lo conosco bene. Lui ha prodotto le Nike Shoes, che sono praticamente le scarpe di Satana, le Satan Shoes, e ne ha fatte 666, aggiungendo nella gomma utilizzata dalle scarpe. Vi faccio vedere un'immagine, ecco, vedete il numero qua, questa è l'edizione numero 6 di 666. Ebbene, lui ha aggiunto il sangue degli operai che lavoravano alla Nike. Allora, verso che cosa stiamo andando? Ci stiamo vendendo alle forze del male? Per avere successo, fama? Questa è follia allo stato puro. Dove stiamo arrivando, Marco? Abbiamo superato ogni limite. Queste sono anche situazioni veramente tragicomiche. Ora, io se fossi un operaio della Nike, piuttosto che dare il mio sangue da mettere nelle scarpe, penso che prenderei per il collo il rapper e tutta la sua famiglia, ma sappiamo anche che ci sono condizioni di indigenza gravissime, tali per cui certe persone si trovano costrette a fare queste cose senza sapere nemmeno cosa stanno facendo. Questi sono i balocchi tragicomici delle entità demoniache che imperversano sulla terra. Molto più preoccupanti sono quegli esseri demoniaci che sono letteralmente incarnati nei potenti, nei grandi potenti che governano l'alta finanza internazionale, che decidono le sorti del mondo. Quelli sono più pericolosi perché sono menti raffinatissime, come le chiamò uno dei nostri martiri, Giovanni Falcone. Menti raffinatissime che governano il mondo, ma quelle menti raffinatissime, ciò che forse il magistrato non poteva immaginare, ciò che tuttavia un altro magistrato, oggi ex magistrato, ha capito molto bene, sto parlando di Carlo Palermo, è che quelle menti raffinatissime sono in sintonia psichica con entità demoniache vere e proprie, che le governano e gli impediscono anche di vedere i risultati delle proprie azioni, li accecano con un materialismo sfrenato e con una impalcatura di esoterismo in grado di ipnotizzare loro e tutta la loro schiatta, perché questi esseri non sanno vedere e non vogliono vedere l'esito reale delle loro azioni da un punto di vista di eternità, perché noi possiamo ragionare in base alle cose del mondo. Ok, va bene, possono esserci anche delle forze immense che mi promettono che io da qui in avanti mi incarnerò sempre nelle stesse famiglie potenti e quindi continuo a fare del male, tanto so che mi reincarno in quelle famiglie e quindi continuo a governare il mondo, perché c'è anche questo di mezzo. Ecco, ma questa è una cecità in termini di osservazione della nostra eternità. Noi siamo esseri eterni. Il cosmo è sconfinato, perché bisogna essere così scioccamente feroci per questo piccolo pianetino che stiamo tormentando? Perché non vediamo che siamo esseri eterni, destinati comunque alla infinita evoluzione positiva? Ecco, è per questo che dico, è una situazione tragicomica. La stiamo però vivendo e ci sono fior di avatar, esseri solari, veramente delle deità che hanno dato anche la vita, uno su tutti Gesù Cristo, hanno dato la vita per dare un insegnamento in grado di rivoluzionare questa situazione, questa condizione umana, perché quando Gesù Cristo ha dato la vita 2000 anni fa, l'umanità già si portava il peso karmico dell'Atlantide, e quindi era già in una situazione karmica collettiva disperata. Se questo avatar supremo non avesse dato la sua vita per trasmettere l'insegnamento e per sublimare il karma collettivo, colui che toglie i peccati del mondo significa colui che risolve il karma collettivo o che comunque fa una deroga, diciamo così, al karma collettivo. Se non ci fosse stato il suo sacrificio, oggi la Terra sarebbe un pianeta disabitato, sarebbe stato colpito da asteroidi, sarebbe stata una situazione ben diversa da quella attuale, perché poi il karma dell'umanità si ripercuote su tutti i regni planetari, animale, vegetale, minerale. Il karma dell'umanità, che l'essere umano è, diciamo così, l'essere primario, come viene chiamato l'enzima piramidale, l'enzima primario di questa cellula macrocosmica che chiamiamo pianeta Terra. Ecco, l'umanità ha questo potere di rendere sterile la vita nel pianeta che abita. Questo, grazie al cielo, non è stato permesso, ma solo per l'intervento di questi esseri superiori, di questi esseri avatarici, primo fra tutti sicuramente grazie al sacrificio del Signore Gesù Cristo, la coscienza universale incarnata in quel ragazzo di Nazareth. Ecco, questo è accaduto, anche questo non è credo, non è soltanto fede, è scienza spirituale, scienza cosmica spirituale insegnata dagli scienziati extraterrestri, che hanno seguito tutte queste vicende dell'umanità. Noi dobbiamo pensare che questi esseri che chiamiamo extraterrestri sono esseri antichissimi. La loro genia viene da un'evoluzione di oltre 15 miliardi di anni, quindi hanno visto, hanno osservato la nascita del nostro universo, loro hanno osservato il Big Bang e hanno seguito l'evoluzione del nostro universo e hanno accompagnato l'evoluzione del nostro universo. Quindi non è che sono semplicemente persone più evolute, no, sono esseri che per noi sono veramente accomunabili a delle divinità, se così vogliamo chiamarle, perché hanno potere di vita e di morte poi su quella che è l'esistenza universale. Queste sono delle prerogative che si acquisiscono via via nel corso dell'evoluzione. Nel corso dell'evoluzione gli esseri umani acquisiscono prerogative che noi consideriamo divine. Quindi, ma si tratta sempre di esseri umani, sono esseri umani. Noi tra 10 miliardi di anni avremo delle caratteristiche che oggi consideriamo divine, cioè avremo la possibilità di creare mondi, di coordinare civiltà, di viaggiare tra le stelle alla velocità del pensiero. Questo tra miliardi di anni, ma ci arriveremo. Non per caso è stato detto dal grande maestro, the best, Gesù Cristo, non per caso è stato detto da lui: non vi è stato detto che voi siete dei? E anche detto, delle cose che io faccio voi ne farete di più grandi. Ecco, certamente oggi non stiamo facendo cose più grandi di quelle che ha fatto lui. A che periodo si riferiva? Non a questo, non a questo sicuramente. Non a questo. Quindi, ecco, i demoni e le entità più pericolose sono quelle che governano il mondo della finanza, il mondo militare, il mondo dell'alta scienza, che poi scienza stento a chiamarla tale, perché la scienza che va contro coscienza per me non è scienza, è una stregoneria. Quindi quelli sono i veri grandi demoni. D'altra parte noi adesso abbiamo visto questa ragazza poverina presa da entità sicuramente poco positive, che la portavano ad atteggiamenti anche autolesionistici, ma noi sappiamo la grande diffusione che c'è delle droghe sintetiche ai nostri ragazzi, cocaina, crack, ecstasy e così via, e anche l'utilizzo di queste sostanze, anche i classici ragazzetti che il sabato sera usano un po' di coca, che ormai è diventata come se fosse lo spritz, infatti. Come un aperitivo, come se fosse un aperitivo. Ecco, quell'utilizzo apre le porte ad entità demoniache. E quindi come la mettiamo? Il mondo è infestato da entità demoniache, noi gli stiamo aprendo le porte, gli stiamo stendendo il tappeto rosso. Io per certi versi a volte ringrazio Dio che c'è questa pandemia, nonostante il grande rispetto per tutte le persone che soffrono. Io stesso ho avuto amici e parenti colpiti dal virus, dal Covid-19, quindi non sto parlando senza cognizione di causa, so quello che sto dicendo. Sto dicendo una frase provocatoria, no? Ringrazio qualche volta il Padre glorioso perché c'è questo stop dell'umanità, perché ha messo anche un freno alla degenerazione dilagante e magari, chissà, sta dando la possibilità di riflettere a chi ha ancora qualche neurone per riflettere. Ma se ce l'abbiamo qualche neurone ancora funzionante, temo di no. Allora, guarda Marco, prima io naturalmente provo sempre a fare anche una ricerca di quelle che sono le informazioni che vengono condivise, lo faccio vedere, lo rifaccio vedere con piacere. Potete naturalmente contattare e seguire Marco e tutti i suoi lavori, intanto sul suo sito, eccolo qui, Marco Marsili, dove ci sono le pubblicazioni, ma c'è un sacco di suoi blog, insomma veramente gli eventi, potete cercare i suoi libri, potete cercare un po' di tutto, andando a spulciare. Io ho messo in descrizione i link per arrivare immediatamente ai suoi riferimenti. Avete naturalmente la pagina, al cielo alla terra, la pagina Facebook. Non ho messo la tua pagina personale, ma basta metterci Marco Marsili che la trovate. E ho messo anche il canale YouTube dove pubblica tutte le sue clip piccole o lunghe che siano. Mi piace moltissimo questo lavoro che fai adesso di recente alla posta di Marco Marsili, molto interessante, io quando posso la seguo sempre. E proprio da qui, ma anche dalla tua pagina di Facebook, ho voluto prendere qualcosa che mi è stata particolarmente sempre a cuore. Tu ne hai parlato, ma vorrei che ne riparlassi anche in questo momento, perché è quello che dobbiamo tenere in questo momento presente. Sì, stiamo andando verso una nuova realtà, ma che cosa ci stiamo lasciando dietro? Qual è il mondo dove siamo arrivati adesso? Perché se non capiamo questo e costruiamo il futuro con le regole che ci siamo dati ad oggi, è un disastro. Cioè, non funziona prima, non funziona adesso. E allora, l'hai trattato l'argomento sui tuoi social, sui tuoi canali, voglio ritrattarlo anche adesso. Il Giappone rilascerà in mare l'acqua contaminata della centrale di Fukushima. Questo ci stanno riservando gli scienziati illustri. C'è un passo che tu sicuramente ricorderai: le acque diventeranno amare, i pesci moriranno. Io qualche tempo fa realizzai uno speciale, lo trovate sul canale, questa è la copertina: Fukushima, tempo di non ritorno, punto di non ritorno. Perché quest'atto, per quanto la Corea del Sud e la Cina possono protestare, ve lo dico già, non ha una soluzione. Il Giappone rilascerà in mare, cioè non c'è modo per liberarsi di quell'acqua contaminata. A che cosa stiamo andando incontro, Marco? Sempre quello il punto. Rilascerà più di 1 milione di tonnellate di acqua radioattiva con il beneplacito degli Stati Uniti d'America, che hanno addirittura elogiato il Giappone per la sua trasparenza nel portare avanti questa decisione. E la cosa inizierà entro i prossimi 2 anni. Sì, bravo, entro i prossimi 2 anni, perfetto. Sì, entro i prossimi 2 anni questi iniziano a sversare in mare, ma a parte che l'Oceano Pacifico è già mezzo morto, perché io ho parlato anche con persone che navigano nell'oceano, e alcune hanno detto che la situazione è raccapricciante, hanno usato questo termine, hanno detto l'Oceano Pacifico è morto. Quindi nel giro di pochissimo tempo la radioattività è dilagata fino alle coste degli Stati Uniti d'America dal Giappone. Quindi di cosa stiamo parlando? Adesso la situazione peggiorerà, ma intanto il nucleo incandescente comunque della centrale continua ad essere tale ed è imprendibile, è lì nell'oceano, e continua ad essere lì perché chi lo tocca, quello là, quindi continua ad irradiare le sue caratteristiche nefaste. Questo è quello che sta succedendo. Se in più adesso sversiamo anche, ma la soluzione non ha, cioè il problema non ha soluzione, come fa ad avere soluzione? È per questo che gli extraterrestri dagli anni 40, da fine anni 40 e da inizio anni 50 ci dicono: bravissimo, avete per le mani una tecnologia che non è per voi, perché vi si ritorcerà contro, non sapete gestirla e non sapete gestirne le conseguenze. Ma quale centrale può essere una centrale sicura quando noi non sappiamo controllare gli eventi della natura? Perché arriva un terremoto di 9 gradi, ma poi 9 gradi, perché non potrebbe arrivarne uno di 25 gradi? E chi glielo impedisce alla natura di fare una cosa del genere? E quindi che succede poi? Succede quello che è successo a Fukushima, quindi, o Fukushima che dir si voglia. Quindi, certo, quindi la situazione è questa qua, la stessa Chernobyl. Se non fossero intervenuti gli extraterrestri sarebbe saltata in aria mezza Europa. Ci sono i tecnici che lavoravano lì in quei giorni e hanno detto, ci sono anche delle interviste che sono state riportate, hanno detto che mentre c'era la situazione più, diciamo, il culmine della criticità, che poteva accadere di tutto, hanno visto scendere dal cielo delle sfere luminose che sono entrate nella parte... Reattore numero 4, sì. Nel reattore, e in quel momento le temperature si sono abbassate, impedendo l'esplosione di mezza Europa praticamente, perché potevano innescare delle reazioni a catena. Non è che sto esagerando, ci sono nella natura dei giacimenti anche di uranio naturali nel sottosuolo ed altri gas eccetera, quindi se si innesca un'esplosione a catena accade sulla Terra quello che è accaduto milioni di anni fa al pianeta Mallona, il pianeta che oggi noi chiamiamo la fascia degli asteroidi. Quello era un pianeta tra Marte e Giove, quei pezzetti di terra non sono asteroidi, sono i frammenti di un antico pianeta che è esploso per la stessa causa per cui anche il nostro potrebbe fare la stessa fine. Guarda caso il pianeta Terra oggi orbita sulla stessa orbita di quel pianeta sulla quale quel pianeta orbitava 100 milioni di anni fa, quindi non è un caso, si vede che è un passaggio che dobbiamo passare. E guarda caso la scienza spirituale di questi esseri cosmici che sanno tutto ci dice che cosa ci dice? Una cosa molto interessante, che gli esseri di quel pianeta sono stati inviati, precipitati e relegati sul pianeta Terra. Quando allora il loro pianeta è esploso, quegli esseri sono stati mandati qui, sulla Terra, perché la Terra era un pianeta ancora abbastanza vergine, con un'evoluzione abbastanza lenta, quindi poteva permettere una espiazione a questi esseri che da quel momento si sono incarnati e reincarnati sempre sulla Terra, oppure altri sono rimasti in stato spirituale e sono quei famosi angeli caduti di cui parlano gli antichi testi. E oggi stanno condizionando e personificando i potenti della Terra, spingendoli allo stesso errore che hanno fatto nel loro pianeta 100 milioni di anni fa. Ma questa volta hanno fatto i conti senza l'oste. Allora Marco, io vi rimetto a questa cosa, tu lo sai, ma lo ricordiamo per chi ci segue. Già all'inizio, cioè, subito dopo l'esplosione della prima bomba atomica, ci sono stati i primi contatti, almeno così c'è stato raccontato, di entità aliene extraterrestri con i politici, con i governanti soprattutto statunitensi, per rinunciare all'uso dell'atomica, è civile, è militare, è industriale. E noi stiamo perseverando nel non voler rinunciare. Cioè, nonostante i segnali di Chernobyl e di Fukushima, ma oltre dove dobbiamo andare? Non si capisce questa cosa. Ma il popolo, bene. Che cosa fa il popolo? Noi ci stiamo battendo in tanti modi diversi, noi abbiamo anche amici sia in Europa, sia nelle Americhe, che anche in Oriente, che si battono in tanti modi, anche noi, quando... nei limiti del possibile ci battiamo per questo, ma allora mettiamoci d'accordo, cioè facciamo lo sciopero di tutto, lo sciopero di cosa? Della fame? Non solo, lo sciopero di tutto, smettiamo di fare qualsiasi attività sul pianeta, rimaniamo seduti sulla sedia tutto il mondo, tutti i popoli del mondo, seduti sulla sedia immobili fino al sopraggiungere della morte, fino a che chi ha potere decisionale non... garantisce la cessazione immediata di qualsiasi sperimentazione nucleare, civile, militare, la cessazione immediata della produzione, la cessazione immediata e la chiusura immediata di tutte le centrali nucleari del mondo. Ecco cosa dovremmo fare, e sospendere tutte le attività. Questa è una sorta di provocazione nella quale io credo molto, quella del boicottaggio, cioè anche per quanto riguarda la situazione attuale, tante altre problematiche, ma ragazzi, finché c'è un solo bambino che muore di fame nel pianeta Terra, che è a casa mia, il pianeta è casa nostra, finché a casa mia c'è una sola persona, un solo fratello che muore di fame, noi dobbiamo smettere tutto. Fine della Champions League, fine delle stupidaggini dell'alta moda, fine di tutto. Investire tutti quei soldi, tutte quelle risorse per curare il prossimo. È una provocazione? No, è una proposta. E basterebbe tra l'altro il 4% della spesa di un solo anno militare, la spesa mondiale militare di un solo anno, tu prendi il 4% della spesa militare di un solo anno e con quel 4% ci alfabetizzi l'umanità, ci risolvi la fame nel mondo. Pensate quanti soldi si spendono a livello militare, ma io se fossi un militare, mi reputo una specie di militare degli extraterrestri e subisco anche il fascino della divisa, cioè, io sono amico delle forze dell'ordine, ma bisogna anche capire che questi qua hanno giurato sulla Costituzione, su dei valori che non vengono rispettati dalle decisioni politiche dei nostri governanti, e quindi cosa facciamo? Io mi organizzerei per per sospendere le attività, questo sicuramente, e mi metterei dalla parte del popolo che soffre, questo in tutti i sensi e sempre e per tutto e in generale, in particolare quando si tratta di temi così importanti. Ma come si fa a non capire che non va bene che c'è anche soltanto una persona che muore di fame? Una non va bene, una persona che muore di fame, bene, smettiamo tutti di fare tutto, fine, finché non si risolve la situazione. Questo mi sembra un atteggiamento, questo comportamento può sembrare una follia, no? Ma per me è il comportamento più sano, saggio e sensato che esista. Questo è il mio punto di vista. Io sono scioccato di fronte al fatto che non si pensi a questo, di fronte al fatto che tutto continui ad andare avanti in un modo o nell'altro. Appunto, ripeto, le grandi ideologie, battaglie ideologiche, grandi spese per gli sport, grandi spese per lo spettacolo, per Marco, tutto quello che te pare, mentre i nostri fratelli muoiono di fame. Cioè, questo è assurdo, non è concepibile. No, e quindi infatti, che cosa facciamo? Noi continuiamo a sbraitare come matti finché qualcuno non ci ascolta, ma qualcuno ci ascolta. Io spero di sì, assolutamente. Allora, ho preparato un po' di tempo fa, stavo seguendo un tuo video, hai detto una cosa bellissima, mi è rimasta impressa, mi ha colpito. Alla fine noi, quando ci facciamo queste chiacchierate, insomma, lo vediamo questa sera, siamo tanti, perché siamo 390-400 persone, che è già un successone per una trasmissione così. Però in effetti, quando ci confrontiamo dobbiamo tenere a mente, magari andare a vedere la finale, ma nemmeno una partita la domenica, ci sono 40.000 persone, e se noi 400 ci dobbiamo confrontare con quei 40.000, è chiaro che non abbiamo la forza per cambiare le cose. Questo deve essere un processo in crescita. Anche questi spazi, questi canali, persone come Marco devono portare a prendere coscienza di questa realtà. Noi non possiamo immaginare che la domenica mattina o la domenica dobbiamo essere concentrati sul calcio o sulle trasmissioni come il reality show. Questo è solo un'azione di distrazione. E vi faccio vedere, ho preparato un video. Marco, preparati, perché ti ho detto questa sera sarà tutto incentrato su che mondo stiamo lasciando. Vi ho preparato questa clip, guardatela, perché viene calcolato tutti gli anni quello che viene chiamato l'overshot day. E allora, Marco, come hai potuto vedere, noi ci stiamo avviando a passi veloci all'esaurimento. Ogni anno è sempre di più, eh? Ogni anno esauriamo prima, che vuol dire, perché poi questa cosa la dobbiamo sapere, che noi stiamo a un certo punto, da un certo punto in poi, consumiamo risorse che non sono più in grado di rigenerarsi, cioè mangiamo pesci che non si riprodurranno più, tagliamo alberi che non hanno la capacità di rigenerarsi, consumiamo acqua che non rientra più nel ciclo naturale. Per esempio, grandi laghi come il lago Baikal sono completamente scomparsi, o li inquiniamo le falde acquifere rilasciando tutte le sostanze tossiche e nocive. Questo processo, tranne quest'anno che c'è stato il coronavirus, è in progressivo aumento. E vi faccio vedere questa immagine che l'avevo preparata, vediamo se la trovo. Ecco, dove si vede esattamente che nel 2020, tra il 2018, il 2019 e il 2020 si è ridotta di moltissimo, cioè il tempo di arrivare all'overshot day è aumentato, e questa è l'impronta che nel corso del tempo l'uomo sta lasciando sul pianeta. Noi in questo momento stiamo bruciando risorse a oltre il 170%. Dove dobbiamo arrivare di questo passo? Non c'è una soluzione. Stiamo spremendo il pianeta come un'arancia. Ecco perché quando Marco dice la nuova era che verrà, ma che arrivi il prima possibile, perché di questo passo il vecchio mondo è destinato al collasso, ma non tra molto, a breve. Cosa ne pensi di questa lezione? Penso che stiamo vivendo il collasso. Allora, non è un caso se da parte degli scienziati extraterrestri ci veniva suggerito già negli anni 60, ci veniva suggerito di nel 60 e 70 ci veniva suggerito di mandare in orbita con uno sforzo economico e scientifico internazionale, quindi avrebbe portato anche all'unione degli intenti di tutte le nazioni del mondo, e sarebbe stato un progetto veramente meraviglioso, di lanciare in orbita, di mettere in orbita un satellite o una serie di satelliti artificiali per l'accumulo di energia nucleare, di energia solare, ok? Energia solare. Gli extraterrestri hanno sempre parlato dell'importanza dell'energia solare, quindi mettere in orbita una serie di strumenti atti ad accumulare un quantitativo immenso di energia solare. Loro avevano annunciato a chiare lettere, avevano detto questo, Francesco, avevano detto: noi siamo disposti a collaborare con voi, a collaborare con gli scienziati che si occuperanno di progettare questa realtà. Quindi noi abbiamo rifiutato anche quel tipo di collaborazione, una collaborazione concreta, scientifica, non solo di ispirazione, quindi loro avrebbero potuto ispirare le idee, eccetera, e l'avrebbero fatto senz'altro, le idee degli scienziati che lavoravano a quel progetto, ma avrebbero collaborato magari con messaggi ad hoc, con progetti ad hoc, disegni ad hoc. Ecco, noi abbiamo rifiutato, è stata rifiutata questa possibilità, e oggi il pianeta si sarebbe trovato in ben altra situazione, perché sempre in quel periodo loro dicevano: perché vi stimoliamo, vi sollecitiamo a attuare questo progetto? Perché altrimenti noi prevediamo, noi extraterrestri, prevediamo che nel giro di pochi decenni il vostro pianeta non sarà più in grado di far fronte al vostro fabbisogno energetico, se non fate questo adesso negli anni 60. Ecco, e noi non l'abbiamo fatto, e noi oggi stiamo sprecando le risorse di domani. Ecco, questa era una profezia, era una previsione che si è avverata. Questi qua, ragazzi, sono esseri con una intelligenza ed una capacità di calcolo per noi inimmaginabile, questi scienziati extraterrestri. Voi non guardate il fatto che loro non scendono e non vi parlano con voi, non vi citofonano a casa, cioè questi esistono veramente, sono persone che esistono, che lavorano e che fanno cose, pensano, parlano. Ecco, non possono per il momento scendere e citofonare a casa vostra per il rispetto di leggi cosmiche che loro seguono scrupolosamente. Ecco, ma loro esistono e ci sono e parlano attraverso i loro messaggeri sulla Terra. Quindi questi qua si trovano così ad osservare la nostra autodistruzione, nonostante ci abbiano consigliato tante soluzioni diverse per far fronte ai nostri problemi. Anche la costruzione, mi ricordo un messaggio bello sulla costruzione delle abitazioni. Loro dicevano: rispetto ai cataclismi che ci sono sul vostro pianeta, le vostre abitazioni sono delle trappole mortali. Avevano consigliato di progettare le nostre abitazioni osservando i chicchi d'uva, gli acini d'uva. Osservando gli acini d'uva, loro hanno detto: guardate un acino d'uva, se si stacca dal grappolo e cade per terra e può rotolare anche da un'altezza di diversi metri, potete lanciarlo e lui rotola. Ecco, il semino che è contenuto nell'acino d'uva non subisce danni. Ecco, hanno dato questa idea, non che bisogna costruire le case fatte come gli acini d'uva, ma hanno dato questa idea in anni passati, hanno dato questa idea affinché noi potessimo organizzare anche il nostro piano regolatore cittadino in base ad un criterio differente rispetto a quello attuale, dove se c'è un terremoto, cioè o preghi Domini Dei sei sepolto dalle macerie, cioè, purtroppo non abbiamo ascoltato nemmeno questo, quindi tanti sono stati i loro suggerimenti, anche dal punto di vista del, alimentare, ma tante cose hanno detto nel tempo. Io invito tutti a leggere i messaggi trasmessi dal grande Eugenio Siragusa, i messaggi trasmessi da Giorgio Bongiovanni, anche i messaggi trasmessi da Howard Menger, anche da George Adamski, ecco, perché sono molto importanti le comunicazioni di questi esseri. Questi qua vengono da un'evoluzione diversa dalla nostra, magari è un'evoluzione che non ha visto l'insorgere di guerre e quindi è un'evoluzione pacifica rispetto alla nostra. E voi sapete che noi contiamo i passi della storia in base alle guerre che ci sono state, e magari loro contano i passi della loro storia in base alle scoperte scientifiche, alle innovazioni che ci sono state, e non avendo avuto guerre. Quindi immaginate anche, se ci riuscite, se ci riusciamo, la mentalità differente che nel loro inconscio collettivo non c'è l'idea dell'offendere il prossimo, della guerra, della sopraffazione. Hanno avuto un'altra evoluzione. Ci sono civiltà che sono evolute, ad esempio, senza l'utilizzo della ruota, non sono passate per la scoperta della ruota e quindi si sono rivolte subito ad energie differenti che nel tempo hanno sviluppato cose antigravitazionali. Quindi è affascinante tutto questo. Ragazzi, dobbiamo capire che ci sono altri mondi e altre genti diverse da noi, fratelli, sorelle, amici, ma con un'evoluzione diversa che può essere utile da integrare con la nostra. Quindi io vi invito a studiare questi messaggi, questi racconti, perché sono un alimento di evoluzione per noi, per la nostra mentalità. Sì, assolutamente. Io volevo chiederti se nella tua esperienza diretta c'erano poi stati, insomma, per i racconti che avevi fatto, messaggi che in qualche maniera richiamavano questa umanità ad abbandonare il modello di sviluppo che abbiamo intrapreso, che abbiamo in corso d'opera. Poi ti faccio vedere una cosa che... Io ho vissuto una esperienza particolare nella quale mi hanno detto di stare, diciamo così, di tenere la testa alta anche di fronte alle avversità a cui stiamo andando incontro, perché queste avversità sono il preludio all'avvento del regno di utopia, hanno chiamato così. Ma è un ribadire messaggi che loro hanno già dato ad altre persone. Io così ho vissuto questa esperienza. Un'altra esperienza che ho vissuto invece anni fa, con due esseri molto strani, molto particolari, con una testa grande, imponenti, due esseri potenti, diciamo, che non capivo nemmeno come potessero stare nella stanza in quel momento, chissà, magari erano proiezione, loro hanno queste tecnologie, e loro mi hanno parlato in termini biblici, quando tornerà il padrone della vigna, il padrone del campo, allora è l'alabarda della giustizia, insomma, una esperienza fortissima che io ho riportato nel primo volume di I Viandanti delle Stelle, sì. È il primo libro che lo potete prendere con una offerta libera nel mio sito. L'ho riportata questa esperienza perché mi aveva sconvolto e mi hanno stimolato a trovare un cerchio nel grano in particolare, un cerchio nel grano che loro hanno fatto, ed è un cerchio nel grano, adesso mi sfugge la data, ma è quello che è a forma di zooide o spermatozoo, se vogliamo, nel quale c'è una sorta di codice che è stato interpretato. Questo codice riporta ad un passo biblico, guarda caso, un passo dove, di Samuele, dove viene detto: io sto per fare in Israele cose che al solo sentirle l'orecchio umano ne resterà tramortito. Israele, con la parola Israele si intende in un certo senso anche l'umanità in cammino, perché Israele, questo significa, diciamo, diretti a Dio, ecco, quindi in evoluzione, come dire. Quindi io sto per fare in Israele qualcosa che ad udirlo l'orecchio umano, che ad udirlo, che a sentirne parlare, l'orecchio umano ne resterà tramortito, soltanto sentirne parlare. Quindi che cosa sta per succedere su questa terra benedetta e anche maledetta? Anche maledetta. Allora, che cosa sta per succedere? Noi ti abbiamo invitato per parlare proprio di questo. Marco, ti abbiamo invitato proprio per parlare di questo. Ascoltami, ti faccio vedere. Intanto volevo, io sto monitorando anche la chat, ci sono tantissime interazioni, sempre complimenti molto, molto attenti. C'è una domanda in questo momento, cade una domanda, una riflessione che cade a proposito per parlarti di quest'altro punto, la vediamo. Lo stile occidentale è contro la vita, forse la volontà di ridurre la popolazione non è sbagliata. Allora, questa Jin Raja, non so come si pronuncia. Allora, ho preso questa riflessione per farti vedere quello che poi, insomma, noi sappiamo essere nel corso, c'è questa realtà con cui dobbiamo fare conti. Negli Stati Uniti, in Georgia, è sorto da qualche tempo un famoso monumento, il George Guidestone, eccolo qui. Questo monumento prelude, auspica, che insomma è scritto in diverse lingue, è stato costruito, insomma lo sapete, se non lo conoscete andatevelo a cercare su internet, è stato costruito con tutta una serie di allineamenti particolari e si auspica, nelle diverse lingue, 4 sono lingue antiche in cui è scritto, che la popolazione del pianeta venga ridotta a solo 500 milioni di individui, il che vuol dire che siccome siamo 7 miliardi, 6 miliardi e mezzo di persone devono essere... sono di più, sono in più. Ma io mi dico, se non è il divino, chi si può assumere il potere o l'arroganza di dover ridurre una popolazione ad un lumicino solo per mantenere in equilibrio un pianeta che giustamente deve rimanere in equilibrio, ma non con questo sistema, semplicemente cambiando il modello di sviluppo? Esatto, innanzitutto... non ho capito come mai ancora queste pietre non sono state divelte e diciamo rese inutilizzabili, perché quelle sono una parte dell'agenda dei demoni che governano. Esattamente. E quindi noi non siamo troppi sulla Terra. La Terra potrebbe ospitare ancora altri miliardi di individui. Questo ce lo dicono gli extraterrestri che vivono, che sono tantissimi, nelle super civiltà sono tantissime, soltanto che innanzitutto sono distribuiti in maniera omogenea sul loro pianeta e fanno in modo che il loro pianeta sia armonioso anche nella produzione di risorse. Con la loro intelligenza, con la loro tecnologia riescono a rendere più produttivo il loro pianeta, anche per l'alimentazione, per tutto quello che serve all'umana esistenza, e in maniera equilibrata. E sono miliardi di miliardi anche in pianeti addirittura più piccoli del nostro. Quindi non è tanto che siamo troppi, è che siamo innanzitutto mal distribuiti, ma poi non abbiamo una etica che ci consente una convivenza pacifica. Quindi noi... ragazzi, quando ho detto che siamo nella fase... No, ma quella è la parola giusta, è l'etica, ci manca l'etica e la morale, bravo Marco, ci manca proprio quello, per poter vivere in armonia. Un'etica basata anche sul semplice buonsenso, e oggi invece siamo governati dall'una o dall'altra ideologia, ma non esistono ideologie di fronte alla verità. Se io ti faccio una carezza, non è che una ideologia o un'altra ideologia, una filosofia o il punto di vista di qualcuno può decidere se quello è bene o è male, se quello è giusto o è sbagliato. La carezza va bene, produce, la carezza fatta con amore, con cortesia, con rispetto, produce benessere psicofisico e spirituale, quindi non è questione ideologica. Di fronte alla morte, di fronte alla nascita, non c'è ideologia, quindi perché dovrebbe esserci ideologia di fronte alle leggi della vita, ideologia di fronte al giusto modo di vivere. Il giusto modo di vivere ce lo dice la natura. Questi esseri extraterrestri di super civiltà che sono miliardi di anni, che evolvono senza mai cadere, senza mai commettere errori tragici che possono mettere a rischio la loro sopravvivenza, ecco, queste civiltà perché evolvono in questo modo? Perché? Perché aderiscono in maniera totale alle leggi della vita, non si fanno governare dalle ideologie, loro si mettono in sintonia a livello politico, a livello economico, a livello sotto tutti i punti di vista, sintonizzano tutta quella che è l'esperienza di vita umana con le leggi dell'esistenza, non con le ideologie. Ok? Le ideologie, le filosofie. Ragazzi, dobbiamo uscire da questo incantesimo, da questa ipnosi, da questo incubo e da questo utilizzo perverso della nostra libertà. Il libertinaggio portato all'estremo. Certo è che noi siamo liberi e quindi dobbiamo difendere sempre la libertà di pensiero in primis. Però un conto è avere libertà di pensiero e un conto è portare delle ideologie nefaste a decidere le sorti dell'umanità. Questo è un altro discorso. Io il pensiero devo difendere, la libertà di pensiero di chiunque, sempre e comunque, ma prima di attuare certe ideologie, certi valori ideologici a livello globale, devo stare attento. A livello globale si adottano strategie, si devono adottare strategie che sono in sintonia con le leggi dell'esistenza. Il filo d'erba cresce verso l'alto, non cresce verso il basso o verso sinistra o verso destra o davanti o dietro, cresce verso l'alto. Quella è una legge armonica che guida quel suo movimento, quella sua crescita, e quindi bisogna aderire a questo genere di leggi. Durante la nascita il bambino non esce dall'orecchio della mamma, quindi esistono delle leggi. Mi sembra di parlare veramente di concetti di una banalità sconcertante, ma oggi invece non sono banali. Oggi, perché il relativismo impazza e quindi ci ha sconvolto le menti, ma il bambino non esce dall'orecchio della mamma, o sbaglio? Quindi sono delle leggi che governano l'esistenza e non esce nemmeno dall'orecchio del papà. Se vogliamo ampliare il discorso rischiamo di diventare antipatici a qualcuno, ma il bambino esce dalla mamma, no? Dal grembo materno. Quindi ci sono delle leggi dell'esistenza che ci consentono di comprendere qual è il giusto modo, il giusto atteggiamento per poter evolvere in armonia con la creazione e avere una relazione positiva con questi esseri che obbediscono da miliardi di anni alle leggi dell'esistenza. Poi, ripeto, oggi adesso sto parlando di leggi dell'esistenza in maniera schematica. In realtà c'è molto di più da sapere. In realtà il dinamismo di queste leggi esistenziali noi non riusciamo nemmeno a concepirlo, però intanto dobbiamo fare un passetto alla volta, perché esistono anche civiltà o super civiltà che magari i loro bambini li fanno nascere direttamente in incubatrici o in situazioni scientificamente controllate, però sono altri tipi di evoluzione. Magari per arrivare a quel tipo di scelte fatte con il rispetto e in armonia con le leggi dell'esistenza, loro ci hanno messo miliardi di anni. Se lo facessimo noi oggi sarebbe una stortura, sarebbe una follia, perché? Perché noi non sappiamo quali sono, ad esempio, le dinamiche che portano all'incarnazione dello spirito nel corpo umano e alla disincarnazione, cosa che invece loro conoscono perfettamente. Noi siamo completamente ignoranti, e soprattutto i governanti della Terra, coloro che gestiscono le sorti del mondo, sono completamente o quasi completamente ignoranti in merito alle leggi di ordine superiore, le leggi superiori, che sono quelle leggi volgarmente dette spirituali, ma quelle leggi comunque sia che riguardano il regno delle cause, ok? Che poi si riverberano e si manifestano nella realtà fenomenica, nella vita, negli effetti che viviamo tutti i giorni. Ecco, noi pensiamo così, che la vita ancora sia governata dal caso, quindi dal caos, sì, in un certo senso, sì, ma sì, nemmeno se io adesso soffio sull'obiettivo della camera, no? Il vapore che si forma, l'alone che si forma, se tu lo guardi lo puoi analizzare matematicamente perché è fatto, è composto e si compone di frattali, quindi a livello geometrico è un qualcosa di perfetto. Ecco, se nemmeno il mio soffio, il mio alito sulla camera è casuale, ma come può essere casuale la nascita di un individuo, la sua vita, il formarsi delle sue idee e la sua disincarnazione e futura reincarnazione? Questi non sono credo, ci sono dei documenti scientifico-spirituali anche su questa stessa terra che dimostrano ampiamente la verità della reincarnazione. Questo è un altro concetto che a noi occidentali spesso sfugge, che lo facciamo, lo attribuiamo alla fede o a determinate religioni orientali, ma che la realtà dell'incarnazione, della disincarnazione, della reincarnazione dello spirito nel corpo umano è una realtà scientifico-spirituale, scientifica, è la realtà. È come tu che entri in una porta e vai di là, non è che io ci credo o meno, ti vedo, apri la porta e te ne vai di là. Ecco, quindi questo noi dobbiamo inquadrarlo dal giusto punto di vista. Il corretto punto di vista non è più quello dell'era dei pesci, dove la scienza e la religione si contendono il dominio della vita umana. Noi dobbiamo andare nella famosa era dell'acquario che sta iniziando, nella quale l'acqua della conoscenza ci fa capire che è un tutt'uno, quello che noi chiamiamo scienza e spiritualità, è un tutt'uno. Noi siamo creature spirituali che sono scientificamente dimostrabili. Quindi sì, questo è stato fatto da miliardi di anni da questi scienziati cosmici e noi dobbiamo arrivarci pian piano a questo. Ecco, non so perché sono arrivato... No, va bene, va benissimo. Utilissima la riflessione, no? Allora, parlarci sempre, tra l'altro mi aiuti perché questo argomento adesso, insomma, rafforza quella che è l'idea che noi dobbiamo avere di contatto con questi fratelli delle stelle e con quello che è il messaggio e la conoscenza a 360 gradi che loro ci portano, quindi anche rispetto alle leggi che regolano il nostro vissuto. Nel frattempo mi sono accorto, perché sono andato sulla tua pagina di Facebook, del gruppo, mi sono accorto che Gabriele, lo devo ringraziare, insomma in qualche maniera è riuscito a girare, ve la faccio vedere, a girare sulla pagina di Marco la diretta, insomma arriverà un qualche secondo indifferita sulla sua pagina di Facebook, per cui il multistreaming in qualche maniera viene, come dire, confermato. Siamo anche in diretta sulla pagina sulla pagina del vostro gruppo. Benissimo, allora adesso ti porto a vedere un'altra clip e ti porto a fare un ragionamento molto articolato e complesso, però diventa indispensabile, e qui c'è la domanda cruciale di tutta la serata, caro Marco. Però prima ti faccio vedere un clip, guardatelo, dura appena un minuto, poi vi spiego il perché di questa clip e dove andiamo a parare, è molto particolare. E allora, ce l'andiamo a guardare. Andiamo in un posto lontano, apparentemente lontano, queste sono l'isola di Sentinelle. Siamo nella Malesia, nell'arcipelago delle Andamane, se non ricordo male, sì, nell'arcipelago delle Andamane, e c'è un popolo che è rimasto, diciamo, a un livello di evoluzione simile a quello che su tutto il pianeta aveva all'incirca 60.000 anni fa. Guardate un po' queste immagini. Allora, perché vi ho fatto vedere queste immagini? Perché in qualche maniera volevo restituire plasticamente quella che è una realtà, la realtà che Marco sta provando a restituirci, che è il frutto di un'esperienza. Però molto spesso le parole, i racconti, le narrazioni di Marco, ma come degli altri amici che ho invitato su questo canale per raccontarci di queste esperienze di contatto, spesso, come dire, non riescono ad avere quella forza ad arrivare fino in fondo in chi in qualche maniera continua ad avere dubbi, continua ad avere, come dire, perplessità rispetto a questa cosa. Adesso io vi ho fatto vedere queste immagini e vi dico questo. Non dobbiamo andare per forza su un altro pianeta, rimaniamo su questo pianeta e prendiamo questa popolazione, sentinellesi, che vivono in questo arcipelago e che sono fermi a circa 60.000 anni fa dal punto di vista evolutivo. Bene, cosa succede se in questo momento queste persone che rimangono in uno stato di isolamento vedono spuntare dal mare questi soggetti? Guardate bene. Riflettete un po' se questi primitivi vedessero uscire fuori dall'acqua personaggi vestiti in questa maniera. Vi sembra che cosa penserebbero? Chi è arrivato a far visita nelle loro terre? Pensate che in qualche maniera questo incontro è un caso anomalo, è un caso strano, oppure la storia può essere ciclica? Vi faccio vedere quest'altra immagine e poi chiedo a Marco. Ecco, questo è il mito del dio Oannes per i Sumeri, che a un certo punto emerge dalle acque e la tradizione dei Sumeri ci racconta che portò la civiltà. Se quest'essere, che viene raffigurato come mezzo uomo e mezzo pesce, ma è chiaro che chi non ha gli strumenti di conoscenza, cioè quegli uomini che noi abbiamo visto, questi uomini qua che vivono in queste isole, vi faccio vedere, scusatemi, ecco se riesco a trovare le immagini, ecco questi uomini qua, che vivono in queste isole, sono isolati nel loro mondo. Questo dovessero incontrare degli incursori come questi, ma cosa pensano? Pensano che sono degli dei, pensano che sono esseri che hanno una qualche forma di divinità. Allora, quando per esempio noi raccontiamo dell'Antico Testamento, l'esperienza del profeta Giona, ma questo Giona è possibile che viveva dentro la pancia di un pesce? Pensateci, usate la logica, usate il ragionamento. O era forse come uno di questi incursori che viveva dentro la pancia di un sommergibile e spuntava, di un'astronave aliena che spuntava e andava a portare la civiltà? Allora probabilmente l'esperienza di quelli che noi anticamente chiamavamo angeli, o oggi Marco ci dice che sono gli esseri provenienti, poi sappiamo che ci sono le due realtà, ma è chiaro che Marco ci sta proponendo una realtà che poteva essere tranquillamente del tutto simile a quella che i nostri antenati hanno vissuto. Ho cercato plasticamente di farvi vedere questa realtà, non c'è bisogno che andiamo su un altro pianeta. Oggi qui sul pianeta Terra esistono delle civiltà che sono ferme a 60.000 anni fa e poi ci sono gli incursori delle forze armate che escono fuori da sommergibili, arrivano bardati in quella maniera, ma è chiaro che quelli pensano che sono degli dei. Adesso Marco, a te la domanda: come possiamo in qualche maniera conciliare, soprattutto non ce lo dobbiamo raccontare tra noi che siamo della stessa parrocchia o con chi segue il canale, come possiamo conciliare o far capire a chi ancora ha difficoltà rispetto a questo? Ecco, perché la domanda è tosta. Prendiamo il cattolico convinto, il cristiano oltre misura integralista, come gli possiamo spiegare che quegli angeli non sono in antitesi alla presenza di civiltà aliene extraterrestri, ma che anzi collaborano, cooperano in qualche maniera e portano un messaggio di evoluzione? Lo so che non è facile il compito, però pensa di avere davanti questo personaggio, questo prototipo, e prova a spiegarlo a lui. Non è un compito facile, ma noi non facciamo un format facile, Marco. Ma io, Francesco, vado in cerca di problemi. Io mi sono trovato, soprattutto nei primi anni dopo le mie prime esperienze, veramente ad andare in cerca di problemi, cioè andavo a parlare con tutti, andavo a raccontare queste cose anche a sacerdoti, a chiunque, perché era talmente grande quello che era successo nella mia vita che dovevo dirlo a tutti. Poi piano piano ho iniziato a ragionare in maniera un po' più oculata e, ecco, io mi sono trovato di fronte a, ad esempio, tu hai parlato di cattolici ad oltranza, cinture nere di catechismo, come le chiamo io. Esatto, sì. Le cinture nere di catechismo che in realtà, ad esempio, sacerdoti, non uno, non due, ma sto parlando di 6 o 7 sacerdoti diversi, alcuni dei quali non si conoscono tra loro, che di fronte a, questa realtà, di fronte comunque alla prova provata, perché basta un ragionamento logico per capire di che cosa stiamo parlando, si trovano completamente d'accordo. Si trovano d'accordo, ma la loro risposta è: però Marco, caro, se pensi che io dirò queste cose dal pulpito durante la messa di domenica, te lo puoi scordare. Poi quindi a loro la decisione, io non giudico, cerco di non giudicare, cioè è la loro decisione, quindi spetta a loro scegliere come muoversi, però sicuramente capiscono questo. Ma d'altra parte la Bibbia, soprattutto nell'Antico Testamento, è stracolmo di queste cose qua. Prima hai fatto vedere un'immagine, diciamo, modernizzata del profeta Giona, che va a vivere nel ventre del pesce, ma che cos'è? Geppetto o Pinocchio? Il profeta Giona è andato in un apparecchio extraterrestre di questi esseri cosmici che sono i facente funzione delle deità, ed è stato addirittura redarguito in questo apparecchio, nel ventre di questo apparecchio è stato redarguito, tanto che quando poi è riemerso lui è andato a Ninive, dove non voleva andare, non voleva assolutamente andare, non voleva assolvere il proprio compito, e invece poi, dopo aver ricevuto la strigliata di diversi giorni, durata diversi giorni, da parte di questi esseri celestiali, lui è andato a Ninive e ha svolto il suo compito, quindi ha ammonito i niniviti, e tra l'altro i niniviti hanno accolto gli ammonimenti di Giona e si sono cosparsi il capo di cenere, hanno fatto digiunare pure gli animali per rientrare del loro karma negativo, delle loro colpe, tra virgolette, no? Il loro karma negativo, vengono chiamate biblicamente le loro colpe, i loro peccati, e quindi quella città non è stata punita, non ha ricevuto il karma di rientro, chiamiamolo così. Quindi missione compiuta, ma è stata compiuta perché Giona è stato redarguito all'interno di quell'oggetto. Ce ne sono di queste storie innumerevoli, ad esempio il discorso dell'arca di Noè, ma l'arca di Noè era qualcosa di un pochino più tecnologico, direi, rispetto a quel vascello di legno che ci hanno presentato. L'arca di Noè non è stato soltanto il Noè, Noa, il vero nome Noa, che significa consolatore, tra l'altro, sì. E sono stati diversi in tutto il mondo, abbiamo dei resoconti anche in Oriente, abbiamo dei resoconti anche in alcuni manufatti delle civiltà precolombiane, che dimostrano come ci sia stato questo grande cataclisma, il diluvio, il cosiddetto diluvio universale, e i Noè sono stati diversi, che hanno preso baracca e burattini, persone, hanno preso con sé delle persone che gli sono state indicate da questi esseri superiori, che erano in grado di vedere il tenore etico delle persone e anche la genetica fisica e astrale degli individui, e quindi hanno indirizzato questi individui ad andare dal Noè di turno. Qui stiamo parlando del diluvio, quindi del cataclisma che ha colpito la Terra circa 6.000 anni fa, ma ce ne sono stati altri in precedenza, perché c'è stato circa 10.000 anni fa la piccola glaciazione, e prima ancora c'è stato il cataclisma che ha distrutto il continente atlantideo circa 12.500 anni fa. La piccola glaciazione di 10.000 anni fa è dipesa dalle reazioni del pianeta al grande cataclisma atlantideo, perché cadde sulla Terra una delle lune che aveva il pianeta Terra, una luna chiamata Nibiru, sì. Una piccola luna. E quindi fu un cataclisma di portata mondiale che coinvolse poi con le sue conseguenze tutto il pianeta. Quindi ecco, ci sono stati sempre dei Noè, ci sono stati sempre questi contattati e anche aiutati a livello tecnologico da esseri superiori che cercano di preservare una certa qualità di esseri umani, una certa qualità di anime, se vogliamo. Perché? Perché l'essere umano è indispensabile alla evoluzione del pianeta Terra. Qualche volta si dice il pianeta Terra senza l'essere umano starebbe meglio. Non è così. L'essere umano ha bisogno dell'enzima uomo, così come le nostre cellule hanno bisogno di certi enzimi che svolgono una funzione proteica, che svolgono una funzione essenziale per il metabolismo della cellula stessa e per la sua evoluzione. Quindi il pianeta Terra ha bisogno di una certa umanità. Certamente non ha bisogno di un enzima come quello attuale, l'umanità, che si comporta in maniera autodistruttiva e che quindi mette a rischio l'integrità della cellula stessa, e così facendo diventa come un agente tumorale nei confronti della cellula e mette a rischio anche le altre cellule, perché voi immaginate se il pianeta dovesse vivere e subire una guerra nucleare mondiale con conseguente esplosione di anche giacimenti naturali, e di, come abbiamo detto all'inizio, di uranio e di gas, eccetera. Quindi il pianeta, ad esempio, può andare incontro alla fuga dell'asse terrestre, alla fuga dell'asse, quindi andare fuori orbita. Andando fuori orbita, un pianeta avvelenato dalla radioattività comprometterebbe anche l'integrità dell'intero sistema solare. L'intero sistema solare fa parte di un gruppo di altri sistemi solari. In giro, ragazzi, c'è gente che vuole vivere in pace. Anche nel nostro sistema solare tutti i pianeti sono abitati, in una dimensione o nell'altra. Tutti i pianeti sono abitati e laddove c'è gente che vuole vivere in pace, c'è gente che interviene nei confronti di una degenerazione come quella nostra. Ecco il motivo principale della presenza degli extraterrestri sulla Terra, perché loro si sono fatti vedere, perché hanno iniziato a farsi vedere in maniera più insistente proprio dopo lo scoppio delle testate nucleari, perché hanno detto: qui bisogna dargli una strigliata, bisogna farci notare, bisogna fargli capire che esiste ancora, come millenni or sono, qualcuno che sovrasta e che dirige l'umana evoluzione. Vediamo se lo capiscono. Ecco, non mi sembra che l'abbiano capito in molti. Ne subiremo le conseguenze, ragazzi. Non è tutto... Noi pensiamo ai fratelli dello spazio, fratelli, peace and love. Non funziona così. Questi esseri che vengono sulla Terra possiamo paragonarli anche a delle gerarchie militari veramente in missione di pace, non come i nostri, che missione di pace è tra 100 virgolette. E loro sono veramente in missione di pace, ma sono esseri molto seri, anche severi, e ci sono esseri preposti ad intervenire con grande senso di giustizia, senza lasciarsi corrompere dalla nostra emotività. Ci sono esseri, ad esempio i famosi grigi, o comunque una certa parte di quei grigi, perché poi dei famosi grigi ce ne sono diverse specie. Ci sono dei grigi che hanno potere sull'evoluzione umana. Questo potere gli viene dato comunque dagli esseri cosmici, ma loro possono veramente essere quelli che premono il pulsante reset sulla Terra, e stanno attualmente cercando di salvare il salvabile con anche interventi genetici, sull'umanità terrestre. Stanno sempre monitorando il livello di inquinamento che abbiamo nel sangue, il tenore dei nostri pensieri, le convulsioni delle nostre emotività. Loro tengono sotto controllo 24 ore su 24 ogni singolo essere umano del pianeta Terra. Quindi lo stanno facendo per noi e lo stanno facendo per la grande famiglia universale. Però se l'essere umano non si ravvede, loro sono capaci e hanno il potere di premere il pulsante reset. Quindi bisogna avere rispetto di questi fratelli. Non sono fratelli hippie, sono fratelli giusti. Allora Marco, benissimo, io direi che abbiamo fatto una bella cavalcata, è stata, diciamo, impegnativa. Vogliamo lasciare un po' di spazio magari anche a chi ci ha seguito da casa con qualche domanda. Come sai ti avevo fatto vedere che abbiamo anche la possibilità di ricevere qualche audiomessaggio, ce lo ascoltiamo, vediamo un po' che cosa hanno da chiederti gli amici che ci hanno seguito da casa. Allora, ce ne andiamo sulla nostra live, monitoriamo dal vivo. Lo sento anch'io. Ciao Francesco, buonasera Marco e complimenti per la diretta di questa sera, veramente fantastica. Sono Andrea dalla Mezza Terme. Secondo te Marco, parlando di tempi attuali e di profezie apocalittiche, il vaccino è il marchio della bestia profetizzato nell'Apocalisse di Giovanni? Grazie per la risposta, buona serata a tutti. Ok. Sì, allora, ho sentito. C'era l'audio di Andrea dalla Mezza un po' basso, però chiedeva appunto se il vaccino era poteva essere considerato quello che Giovanni nell'Apocalisse definiva come il marchio della bestia. Domanda interessante, anche attuale. Ciao Andrea, ciao. Bella questa cosa dei vocali, mi piace molto. Secondo me no. No, assolutamente no. Il marchio sarebbe lungo adesso spiegarlo, però possiamo dire che il marchio possiamo tranquillamente associarlo, ad esempio, al nostro smartphone, a ciò che ci ormai è quasi indispensabile per vendere, comprare e per vivere, per comunicare e così via. Non voglio dire che è quello, però sto dando un input. No, il vaccino no, io non sono assolutamente un antivaccinista, non sono in questo senso fanatico, passami il termine. Penso che dobbiamo informarci bene. Invito tutti, ad esempio, ad ascoltare le interviste e a leggere gli studi della dottoressa Bolgan, che è una... Assolutamente, sì, delle massime esperte per quanto riguarda vaccini, ha condotto analisi... Ma lei ha lavorato per le case farmaceutiche, per la produzione di vaccini. Lei ci ha lavorato proprio, conosce bene, insomma, per un certo periodo. Ci ha lavorato. Ha un curriculum di tutto rispetto, ai massimi livelli internazionali, ha lavorato nei maggiori laboratori europei e non solo, e quindi ascoltiamola. È una voce fuori dal coro sicuramente, ma con grano salis, cioè lei motiva tutto con prove alla mano le sue affermazioni. Quindi informiamoci bene, io non mi sento per quanto riguarda il vaccino né di consigliarlo né di sconsigliarlo. Se posso io lo evito personalmente, perché so come è fatto, quello che c'è dentro. Adesso non stiamo a parlarne, ma io mi rifiuto di farmi iniettare quelle sostanze, ma non è detto che il mio pensiero sia giusto e valido per tutti, è il mio pensiero. Poi se sarò costretto a vaccinarmi perché altrimenti non posso viaggiare, non posso divulgare queste conoscenze, non posso fare un bel niente, e allora chiederò agli amici extraterrestri: ma amici, cari medici extraterrestri, voi che sapete fare tutto e potete proteggermi anche dai danni collaterali di questo vaccino, io cerco di lavorare per voi, voi mi proteggete dalle conseguenze eventualmente negative di questo vaccino, Io lo faccio, se serve per divulgare queste grandi conoscenze, tanto la mia vita è questa, non è che io faccio il vaccino perché voglio andare in vacanza alle Maldive, faccio il vaccino casomai per potermi spostare e continuare a divulgare queste conoscenze, quindi per un fine nobile, se vogliamo. Ecco, in questo senso penso che i nostri fratelli ci proteggano, questi angeli di ieri, extraterrestri di oggi. Assolutamente, ritorniamo sempre là. La rifaccio vedere questa immagine perché è un concetto che voglio che rimanga bene impresso. Gli angeli di ieri e adesso è una no, però è chiaro, stiamo parlando di una nuova teologia ampliata. Senti, c'è una domanda che ti voglio sempre sulla nostra chat. Intanto, se gli vuoi dare un'occhiata alla chat e te ne vuoi scegliere qualcuno a cui rispondere, questa mi sembra una, anche perché poi ti faccio qualcosa sulla letterbox. Guarda qua. Buonasera, vorrei fare una domanda a Marco, vorrei sapere se anche lui condivide il futuro catastrofico di cui parla Bongiovanni e Caria, che le persone... Boh. È Caria che le persone sulla terra. Boh, vabbè. Non ricordo. Ma, Christian, stai parlando, Bongiovanni e Caria, stai parlando di due persone che mi sono state indicate dagli extraterrestri, che mi hanno detto quelli là sono i nostri portavoce. Nello specifico Giorgio Bongiovanni, gli extraterrestri mi hanno detto è il nostro messaggero, e in un'altra occasione mi hanno detto è uno di noi. Ecco, quindi... Certo che condivido il loro pensiero, ma il loro pensiero non è catastrofista. La catastrofe, come abbiamo detto già, siamo noi ad averla creata, la fase ipercaotica in cui viviamo. E la catastrofe è propedeutica oramai all'avvento di una società futura di pace, di armonia, di stabilità, di eterna primavera. Quindi è un passaggio ormai obbligato. Diciamo che è come noi potevamo scegliere se vivere un parto in acqua insieme ai delfini che con i loro sonar impedivano i dolori del parto, e quindi un parto armonioso, eccetera, oppure se vivere un parto con la sabbia, ruvido e doloroso. Ecco, noi abbiamo scelto di vivere un parto ruvido e doloroso e ci vivremo un parto ruvido e doloroso, ma dopo il parto c'è la nascita, in questo caso la rinascita. L'umanità è destinata a sopravvivere, le catastrofi ce le siamo chiamate, ce le siamo cercate, ce le siamo costruite da soli e ce le dobbiamo vivere. Tra l'altro era stato già profetizzato da un certo Gesù Cristo, uno di quelli che non si sbaglia mai, che non si sbagliano mai. Verranno... leggetevi il capitolo 24 del Vangelo di Matteo, dove Gesù Cristo parla chiaro delle catastrofi che sarebbero avvenute e ha detto «Ma non spaventatevi, perché è necessario che questo avvenga». È necessario, non è che ha detto potrebbe anche non avvenire, no, ha detto è necessario che questo avvenga, quindi certe situazioni erano già karmicamente inevitabili, alcune catastrofi, ma ha detto anche quando queste cose accadranno, quando queste cose inizieranno ad accadere, alzatevi in piedi e alzate la testa, levate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Quindi alziamo la testa. Sì. Allora, guarda, ci sono diverse domande. Non so se te ne vuoi scegliere qualcuna guardandole direttamente sulla chat, però... Che non sono capace di aprire questa benedetta chat. Va bene. Allora, facciamo un'altra cosa. Marco, guarda, facciamo un'altra cosa. Ci andiamo a recuperare per dare anche risposta nel frattempo alla Letterbox, che è una rubrica che va a recuperare le domande che hanno lasciato al vecchio video che abbiamo fatto insieme la scorsa puntata. Ti ricordi quello sulla Terra, nel pianeta, nel mondo adesso? Era da questo il titolo. Magari lo possiamo anche andare a recuperare qua come copertina e poi ce la andiamo a guardare. Io sono andato a recuperarmi qualcuna di quelle domande e vediamo insomma se gli possiamo dare seguito. Io ho sentito che tutto il loro operato non ha nulla di buono, o almeno ce l'hanno dal loro punto di vista. Perché nascondersi? Perché il segreto? Perché le abduction? Se si fa il bene, lo si fa alla luce del sole? No, ecco, la loro mi sembra lucida e fredda strategia, controllo, Per loro noi potremmo essere bestiame. Naturalmente stiamo prendendo anche le domande più spigolose da parte di chi ha idee contrarie, no? Anche il discorso evolutivo non tiene più ormai. Come fa l'uomo ad essere ancora così meschino ed inetto? Mi pare ci sia una involuzione in atto, altro che fare sempre molta attenzione. Cioè il nostro amico Kitchen Banana diffida di questi esseri extraterrestri. Ma guarda, io potrei diffidare di uno che si chiama Kitchen Banana, però a parte gli scherzi, a parte gli scherzi, loro, Kitchen Banana, se ci stai ascoltando, allora sì, la loro metodologia è vero, è strana quantomeno, e dal nostro punto di vista è una metodologia incomprensibile o quasi incomprensibile. È proprio per questo che loro scelgono sulla Terra dei personaggi ai quali danno il compito di spiegare come mai avvengono queste cose. Tu hai chiesto perché le abduction. Le abduction perché? Perché è il loro modo di monitorare l'umanità della Terra, uno dei modi per monitorare il livello di inquinamento che abbiamo e le cose che abbiamo detto prima, no? I compitini che svolgono i grigi, ma poi i grigi, sembra detta così, i grigi, no, noi ce li immaginiamo, ma i grigi, questi esseri o comunque anche robot biologici in taluni casi, hanno una capacità mentale che supera di molte decine di volte la nostra. Loro con quegli occhioni che hanno, loro sono in grado, guardandoti, di fare una scansione e di osservare addirittura come sta circolando il sangue nelle tue vene, soltanto osservandoti. Quindi sono esseri speciali e con il loro potere telepatico possono fare tutto quello che vogliono di noi. E tu dici, noi potremmo essere bestiame per loro, ma loro non hanno bisogno di questo tipo di bestiame, a parte il fatto che un bestiame così inquinato non si mangia, ma poi loro hanno la capacità, dovete capire questo, degli esseri che hanno la capacità di costruire astronavi, vuol dire che hanno totale dominio delle forze naturali, hanno la capacità, per costruire astronavi devi avere la capacità di creare materia. Le astronavi viaggiano nel cosmo non con i carburanti, viaggiano andando in quello che loro chiamano l'antiuniverso, quindi loro si smaterializzano, si proiettano nella direzione, nello spazio, nel luogo voluto, e si rimaterializzano nel luogo materiale voluto. Quindi questo significa che loro hanno la possibilità di modificare gli elementi naturali e di controllare perfettamente i dinamismi della creazione e della dissoluzione della materia. Quindi per loro creare esseri umani dal nulla, dagli elementi liberi dell'atmosfera, loro li aggregano come vogliono e creano esseri. Creano pezzi di carne, creano quello che vogliono. Loro controllano anche l'incarnazione e la disincarnazione degli spiriti, se vogliono. Loro controllano l'energia animica, l'energia psichica, pneumatica che dà la vita al corpo fisico. Loro controllano queste cose da miliardi di anni. Non hanno bisogno di coltivare esseri umani, se la mettiamo su questo piano. Se la mettiamo su un altro piano ancora più terribilis, loro hanno la capacità psichica di controllare tutti quelli che vogliono. Quindi loro potrebbero controllarci a livello psichico, indurci ad agire in qualsiasi modo loro desiderino. Ad esempio, quindi non hanno bisogno di intervenire con le abduction, con queste cose qua. Loro dall'astronave psichicamente ti comandano di buttarti giù dal balcone, o ti comandano di suicidarti, o ti comandano di fare l'amore, o ti comandano. Loro psichicamente possono fare questo ed altro, non lo fanno perché rispettano delle leggi cosmiche e spirituali che invece noi non conosciamo e tantomeno rispettiamo. Quindi loro sono gli dei dell'antico passato, sono gli angeli di ieri, extraterrestri di oggi. Quindi hanno una funzione positiva nei riguardi dell'umanità terrestre, nei riguardi dell'evoluzione cosmica. Devi pensare anche un'altra cosa. Gli esseri negativi che hanno intenzione di sopraffazione verso il prossimo non hanno la libertà di viaggiare nello spazio, non ce l'hanno questa libertà, e non hanno, senz'altro non hanno la libertà di influenzare delle altre civiltà. Perché? se così fosse, il male avrebbe vinto e il cosmo sarebbe dominato dagli esseri nefasti, negativi, che dominano tutti e per schiavizzarli. E questo significherebbe che Gesù Cristo, Krishna, Buddha, Maometto, Confucio, tutti gli avatar, tutti gli extraterrestri, Astar Sheran, Setun Shenar, Ali, Maclero, Link, Vodok e chi più ne ha più ne metta, sono tutti scemi. Da Gesù Cristo a scendere sono tutti scemi, sono tutti incapaci di governare l'universo, sono tutti, no, porgi l'altra guancia, quindi se arriva l'essere negativo noi no, stiamo fermi e lasciamoli liberi di governare l'universo. Non funziona così. Nel cosmo, cosmos significa ordine, nel cosmo esiste l'armonia e viene fatta rispettare da una polizia rigidissima, inflessibile. Nel cosmo tu non puoi andare in giro a fare guai. Quindi questi esseri che ci visitano sono sotto la supervisione delle deità solari. Non vengono qui civiltà a fare il loro comodo. Non vengono qui civiltà in gita turistica. Chiunque viene sulla Terra passa al vaglio di esseri molto potenti, molto evoluti, che impediscono qualsiasi atto degenerativo nei confronti di un pianeta messo male già di per sé come il nostro. Quindi queste sono regole cosmiche che noi dobbiamo imparare a conoscere. Tu, Kitchen Banana, parli giustamente, esprimi il tuo punto di vista, ma è un punto di vista che viene da una ignoranza di fondo. Quindi è logico che dall'ignoranza non possono venire fuori delle domande sensate nei riguardi di una realtà così complessa come quella extraterrestre, perché è una realtà complessa. Figurati, tu, Kitchen Banana, ci capisci qualcosa di diplomazia internazionale? Terrestre? È difficile. Ecco, pensa alla diplomazia cosmica, quello che può essere. Solo questo ti fa pensare. Noi nei confronti della diplomazia cosmica e quindi della possibilità di intervenire nelle umanità, di fare o non fare qualcosa nei confronti di una civiltà, di un determinato pianeta, quindi loro nei nostri riguardi e così via, nei confronti di questo genere di diplomazia cosmica, noi siamo come quelli là dell'isola della Papua Nuova Guinea, non mi ricordo dov'è, siamo come quelli là nei confronti di quelli che siedono all'ONU. Che cavolo ne sanno quelli di quello che succede all'ONU? Niente ne sanno, niente. E non hanno nemmeno gli strumenti cognitivi per capire. Cioè, se tu li porti all'ONU, loro che cavolo ne sanno quello che sta succedendo? Allo stesso modo, se a te, Kitchen Banana, ti porto in una conferenza degli extraterrestri, nella loro astronave, tu resti affascinato ma non ci capisci niente, resti a bocca aperta così, come un pazzo. Allora Marco, bellissimo questo. Allora dai, guarda, abbiamo fatto le nostre 2 ore di trasmissione, però ancora vorrei dare spazio per altre 2 domande, fermo restando che facciamo insomma anche delle risposte più veloci per dare modo a più persone magari interagire. Arianna Braccio pone una interessante riflessione: come mai il monito dei Fratelli del Cosmo suona più come una bacchettata all'uomo della strada piuttosto che all'elite che veramente detiene il potere di cambiare il sistema economico-sociale? Non sono del tutto convinto che suoni proprio come una bacchettata verso di noi, però dai, anche noi ci dobbiamo svegliare. A te Marco. Arianna, ciao. Allora, in realtà i messaggi e gli ammonimenti nei confronti dei potenti della Terra si sprecano, cioè sono tantissimi, ci sono migliaia di messaggi che sono poi pervenuti ai potenti della Terra di gravissimi ammonimenti, ma la bacchettata, come l'hai chiamata tu, è anche per l'uomo della strada, per il popolo, perché è il popolo che si deve unire. Noi siamo governati da determinate elite perché sono quei potenti che noi ci meritiamo, perché il popolo è ignavo, il popolo vuole fare l'aperitivo, il popolo vuole vedere la partita di pallone, le veline, le belen, le cose. Il popolo vuole la distrazione, vuole la birretta, dopo 8 ore di lavoro, birretta, noccioline. Ecco, il sabato sera vuole tirare la cocaina il popolo, perché guardati le percentuali di utilizzo di sostanze stupefacenti, che il popolo è colpevole dell'esistenza di queste elite di potenti che schiacciano il mondo. È colpevole, perché se il popolo fosse cosciente si unirebbe in un'unica grande forza popolare, rivoluzionaria, capace di spodestare questi demoni che ci governano, di rovesciarli dai loro troni lussuosi, di rimetterli al loro posto, che non vi dico qual è perché non voglio essere volgare. Quindi il popolo è colpevole, ecco perché gli extraterrestri bacchettano fortemente anche il popolo, perché il popolo ha i governanti che si merita. Fine del problema. Allora, l'ultima domanda che mi permette anche di aprire un invito a te, ma adesso lo dico, e anche alla tua compagna Francesca. Ce lo siamo già detti, ma te lo dico dopo questa domanda che arriva a proposito. Dunque, vediamo un po'. Visione Laterale chiede: Marco, ci dici qualcosa di più sui medici cosmici di cui accennavi all'inizio della live? Che strumenti usano e su che piani lavorano? Molto interessante. Sì, è molto interessante e è bello che tu, Francesco, abbia pensato alla mia compagna. Io sono di parte, perché però sì, loro utilizzano metodi ovviamente per noi incomprensibili e inimmaginabili, però che hanno molto a che fare con il discorso dell'utilizzo della luce, quindi biofotoni, l'utilizzo della vibrazione, la memorizzazione, quindi il dare informazioni che vengono poi memorizzate dall'organismo, sia a livello di liquidi sia a livello eterico. Quindi questo è un lavoro che la mia compagna svolge ed è una delle massime esperte in Italia, sia per la mole di studi che ha affrontato ormai da molti e molti anni, sia per la mole di esperienza sul campo con le persone che segue. Quindi certamente sempre tenendo conto dell'importanza della scienza medica cosiddetta ortodossa, quindi sempre portando avanti e mai negando le cure ordinarie, ma come supporto alle cure mediche ordinarie ci sono dei modi veramente interessanti, oltre che affascinanti, veramente utilissimi per gestire la propria salute. E allora, lo ridico a te, lo ridico pubblicamente a chi ci segue da casa. Io ho già scritto a Francesca, la compagna di Marco, chiedendogli, lei mi ha dato la disponibilità, non so quando questa cosa si potrà fare, ma sarei veramente felice di conoscere, perché poi alla fine il mio è veramente un istinto di conoscenza, di saperne di più su questa medicina straordinaria, su questa forma di cura straordinaria. Sicuramente Francesca, se vorrà, insomma, poi accettare questo invito, saremmo ben felici di ospitarla. E con la buona pace di Marco, che per una volta dovrà stare a guardare il contrario, insomma, di quello che Tra l'altro ve lo dico, questa puntata l'abbiamo fatta grazie a Francesco, perché Marco non fa nulla, cioè organizza tutto Francesca. E grazie a Francesca se Marco fa tutto il lavoro che riesce a portare avanti. Non mi sembra di aver detto una cosa, insomma, troppo distante dal vero. E guarda che stai corteggiando un po' troppo, io sono geloso, sono umbro. Va bene. Ti voglio raccontare una cosa. Io non ti ho mai raccontato la mia esperienza di quando sono venuto a Gubbio e ho incontrato Sant'Ubaldo. Allora, mi trovavo in Umbria in giro con 4 amici, ve la racconto, incredibile questa cosa. A un certo punto vediamo della confusione, stavamo facendo campeggio, ma ero molto giovane, avevo 20 anni, in macchina in 4, se non che chiediamo alle persone del posto: ma perché c'è tutta questa animosità in giro? Ma dice, come non lo sapete, c'è la traslazione del santo. Ah, la traslazione del santo, bellissimo. E mi hanno raccontato che questa traslazione avveniva una volta ogni 100 anni, almeno così. E io ero capitato là quel giorno, allora con un amico carissimo ci siamo detti: Francesco, facciamo così, tu ti metti dall'altra parte della strada. Io da qua eravamo organizzati allora con le vecchie Canon, Nikon a pellicola, avevamo gli obiettivi già allora, insomma i 200 mm, appassionatissimi di fotografia, volevamo fotografare il corpo mummificato di Sant'Ubaldo, perché so bene dentro questa bateca di cristallo che allora è stato trasportato sul camion dei pompieri, su un camion dei pompieri. Credetemi, quando Sant'Ubaldo è arrivato a tiro di scatto, entrambe le macchine fotografiche si sono inceppate. E poi hanno continuato a fare scatti prima e scatti dopo, ma nel momento in cui c'è transitato davanti, devo avere ancora qualche diapositiva, allora avevamo scattato diapositive, ma non il primo piano, comunque si vedeva, nelle fotografie che siamo riusciti a realizzare, si vedeva bene comunque il volto di Sant'Ubaldo, questo volto in carta pecorita ormai grigio, dentro la sua bara di cristallo, ma nel momento di passaggio del punto minimo, diciamo, entrambe le macchine non si è voluto far fotografare da noi, ma ci sarà occasione un'altra volta. Va bene, allora ti ho voluto raccontare questo aneddoto, prima di salutarti volevo farti... Mi ha fatto piacere, per noi di Gubbio Sant'Ubaldo è una figura molto 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 importante. Assolutamente, pensa tu che io ci sono capitato l'unico giorno in cui c'era la traslazione a caso. Allora, ti faccio vedere che cosa ci aspetta al prossimo appuntamento, lo faccio vedere anche ai nostri ospiti, è qualcosa che abbiamo corteggiato per tanto tempo. Avremo ospite Hector Galicia, che è un famoso contattista messicano in collegamento dal Messico, da una località che si chiama Fuoco Tonale, e ci parlerà di quella che è la relazione tra gli sciamani, i guaritori e gli extraterrestri dell'antico Messico, perché oggi come in passato, non ci stancheremo di ripeterlo, tutte le popolazioni del pianeta hanno avuto contatti con questi esseri. A tradurci dallo spagnolo all'italiano ci sarà Luca Riguzzi, anche lui è stato presente sul canale con un video interessantissimo. Tra l'altro ho scoperto, sempre seguendo i tuoi video, che tu avevi un cane che si chiamava Nagual. Gli sciamani messicani toltechi usano questo termine per indicare, insomma, il personaggio più, il leader di un gruppo di stregoni, no? Nelle mie scorribande per i percorsi spirituali sono diventato anche amico di certi popoli nativi d'America che mi porto nel cuore, veramente, forse anche per ragioni karmiche. Benissimo. Allora, che dire altro? Marco, veramente grazie, è stata una lunga cavalcata, ci hai, insomma, illustrato tutta una serie di informazioni che per noi sono preziosissime, che contribuiscono alla conoscenza. Naturalmente ti rinviteremo ancora in avanti, voglio che questa, insomma, relazione che si è instaurata continui per poter rispondere ad altre domande. Io non faccio in tempo più a seguire la chat, perché con 400 persone che chattano i messaggi li devo selezionare. Ci sarà ancora occasione, magari lasciate qualche ulteriore commento e poi lo recupereremo alla letterbox. Un abbraccio, grazie ancora Marco e alla prossima. Grazie amici, grazie Francesco, infinite, torno quando vuoi perché sono felice, tu sei un grande, e un saluto a tutti gli ascoltatori e a tutti gli spettatori, un bacio grande e sempre pace su tutte le frontiere. Pace su tutte le frontiere, alla prossima!